Buonasera e buona cena a tutti. Buonasera e buona cena. Buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, come potrete delle facce bellissime che a sinistra. Io le presento aspetta, brevemente. Aspetta Manu, due secondi, perdonami. Vai, aspetta. Ah, che stiamo laggando tantissimo, non so il perché. Lag. Esplode, E sta esplodendo la rete. No dai, adesso se ci siamo, vai. Bene, allora dopo questo inizio scoppiettante, ragazzi, vi dico che abbiamo tre super persone qua. E sono, non so in che ordine andare perché sono tutti belli e istruiti qua. Io partirei da Silvia, non Giulia. Esatto. Grazie. che dire... è preparatissima per tutto quello che è la psicologia dell'infanzia. Poi abbiamo Wal, che ha un podcast fichissimo che è Total Party Cast, giusto? Yes. Benissimo, e fa anche molto altro, ma adesso si presenteranno loro. E il buon Curte, di cui cosa devo dire? Io mi sento imbarazzato a presentarlo. Se conoscete Sinerequie, io non so cos'altro aggiungere. Beh, forse visto tutti gli altri giochi, ecco, se non lo conoscono vi dico che è in primo luogo uno scrittore di GDR, ma non solo, e anche un genitore che fa giocare i suoi pargoli. Sì, qua siamo tutti fangirl sfegatati della Serpentarium, sì. Quindi... è vero, cioè tu non sai quanto ho giocato ad Anime Sangue e quanto mi ha masterato mia moglie Anime Sangue, non hai idea. Io sugli argomenti di stasera ho una presentazione, però sugli argomenti di stasera abbiamo tre chicche bipedi e pensanti e parlanti, quindi io inizierei dando la parola, visto che siamo andati da su in giù per sul Discord, dal giù in su, e direi al Curte di dire due paroline per presentarsi per chi non lo conosce, che saranno pochissimi comunque. Allora, io spero che siano tanti a non conoscermi, che ne andrebbe del buon nome del canale. Sono Matteo Cortini, detto il Curte, classe 1975, quindi sì, sono vecchio come il cucco. Scrivo giochi di ruolo da tanto tempo, la prima pubblicazione è del 2003 con Sinerequie. Sinerequie è attualmente un gioco vivo e vegeto, per cui continuano a uscire espansioni, nuovi mondi, nuove avventure, qualche volta nuove edizioni negli anni sono uscite, e a quello abbiamo affiancato altri giochi di ruolo, appunto il già citato Anime Sangue, che ha generato anche un serial su Amazon Prime, Alba di Cthulhu, che come Sinerequie è stato gioco dell'anno, L'Ultima Torcia, che è forse il gioco più interessante rispetto a quelli per il pubblico di stasera, perché è quello che più giochiamo con i bambini, e L'Ultima Bomba, che è una sua derivazione in salsa post-apocalittica anni 80, post-atomica, una cosa un po' strana, sempre fantasy anche questo, però strano. Oltre a questo ora facciamo anche libri game, romanzi, abbiamo fatto anche altri romanzi negli anni passati, così come dei giochi da tavolo. Insomma, essendo vecchi abbiamo fatto tante cose, perché insomma, poi basta farne male si riescono a farne tante. E quindi questo è quanto, più o meno. Beh. Abbiamo una nostra casa editrice ora, da qualche anno abbiamo la nostra casa editrice, perché siamo saltati un po' da una casa editrice a un'altra fino a decidere di aprire noi, riprendendoci i diritti dei nostri giochi e autoproducendoli, quindi adesso siamo dei indie, siamo no? Si dice così, Se sono fighissimi, ecco come sono, altro che fighissimi. Andrei sul buon Wall, se vuole dirci qualcosa su di sé. Allora, io che dire, sono Wal, faccio appunto, come diceva il buon Manu, ho un podcast, si chiama Total Partycast, fondamentalmente in cui intervisto giocatori e giocatrici di ruolo, mi faccio raccontare le loro esperienze, il loro rapporto con il gioco, le storie della loro vita legate al gioco di ruolo, alle volte anche non.
Sono qui stasera perché ho conosciuto Amy e Jack a Modena al Play, è stato bellissimo, abbiamo passato una serata molto bella a chiacchierare di cose, della nostra passione, e tra le quali è uscito tra gli argomenti che ultimamente ho iniziato a lavorare per un'associazione che si chiama Ruoli per Tutti, nella quale io faccio il master dei master, cioè avrò modo di raccontarlo, immagino, però fondamentalmente in degli eventi e in un centro estivo quest'estate, tutto dedicato quest'estate a D&D, gli eventi sono state due multitavoli in altri giochi di ruolo, facciamo giocare persone piccole, diciamo tra gli 8 anni e i 14 circa, e loro però si autogestiscono, master, cioè i master sono bambini o bambine e i giocatori sono bambini o bambine. Ma che figata, è bellissimo. No, è allora bellissimo. Come lo dissi a Jack, io sono il primo che è rimasto molto stupito. Io vivo a Roma da tutta la mia vita, non sapevo esistesse questa cosa, esiste da molti più anni di quanto possiamo pensare, tipo da 7, una cosa del genere. E gestito il tutto, voglio fare i nomi perché non è di mia, non è nulla che sia farina del mio sacco, e, è tutto di Cristiano Spaziani, che non so se qualcuno, insomma, è spesso presente anche ad altri eventi. No, ma ci abbiamo parlato anche una sera con un talk. No, quindi... raga, cioè io mi sono proposto perché lui ha messo un invito, cercava qualcuno per il lavoro. E io mi sono proposto, ho fatto 3 colloqui perché lui è estremamente selettivo e tiene tantissimo a questo circondario, questa bolla di persone che si fidano di lui e portano i bambini, i loro bambini, a giocare il ruolo. Voi non avete idea della bellissima realtà che ha creato questa persona, secondo me. E l'ho vista veramente ancora poco. Che bomba! Sì, sì, sì. Ne sono molto convinto. Ah, poi lui mi ha fatto l'impressione, quando l'ho conosciuto, di una persona molto... molto positiva, molto energica, incredibile, ma poi infinita, cioè nel senso che veramente certe volte la fatica sembra raggiungere l'apice e lui è comunque in piedi a reggere tutto. E una cosa, prima dicevo, mentre si presentava Curte, stavo dicendo che ho una chicca, ma la chicca ovviamente non era a caso, ma è su Serpentarium, perché una delle multitavole che ho fatto con 35 bambini era di Ultima Torcia. Ci picchia. Quindi, ed è una multitavola in tutto e per tutto. Nel senso, allora, in cui i bambini dovevano cooperare, rapportarsi, le cose che facevano in un tavolo influivano su altre cose. La cosa è bellissima e non vedo l'ora di chiederti qualche dettaglio in più. Manu, ringrazio un attimo. Arriviamo. Onigiri al tonno e Provola per essersi followati al canale, grazie. Ho messo un sacco il link, di cibo. Esatto, tutto cibo stasera. Ho messo il link al podcast di Wall in chat e anche alla Serpentarium, sempre in chat. Grazie. Allora, io finirei il giro delle presentazioni prima di salutare chi c'è in chat, perché comunque stanno arrivando, e rispondere, perché giustamente ci stanno già facendo domande e osservazioni. Wal, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? TPK, Total Party Cast è bellissimo, sentitelo. Ecco, e io sono d'accordissimo con lui, ve lo consiglio. Grazie. Quindi la buona Silvia, che io ho chiamato per errore Giulia all'inizio, per questo ho detto chiamatela Giulia. Grazie. Vai, dici due parole su di te. Ma io direi che a questo punto me ne posso anche andare, perché voi sapete un sacco di cose sui bambini. Ora, insomma, quindi adesso io vi saluto. E... no, vabbè, io sono una psicologa e lavoro come psicologa e come educatrice, e educatrice con tanto con i bambini, ma tanto con i bambini. Però non chi di ruolo, e l'unica cosa che so è che ci ho provato una volta, bello simpatico, e quindi ci riproverò prossimamente. Quindi vi ascolto con interesse, perché sono cose che non conosco. E quindi ne saprete molto più di me, per questo che dico, va bene, allora io vado, ciao. Preparata e modestissima, come potete vedere, sì, ragazzi. Anche perché magari noi ne possiamo sapere, tra virgolette, di più dal lato di GDR, ma tu ne sai sicuramente di più dal lato dell'infanzia, della psicologia, che è un tema che comunque stasera... Ma questa cosa dei centri estivi, bellissima, ma fatemi sapere, anch'io voglio sapere. Che ha dei risvolti sia educativi, sia... però ci tengo a precisare che non ha
cioè nel senso che penso che ci sono progetti di GDR gestiti, portati avanti da persone professioniste della psichiatria o della psicologia, e sono il primo a essere convinto che quelli vadano gestiti da persone competenti in queste materie, e non è questo il caso del mio progetto. È un'osservazione più che giusta. Allora, io chiederei alla buonissima regia di oggi, che è il buon Emi, perché ci siamo giustamente anche noi, ci fa notare il curte fin dall'inizio, Emi e Manu, per chi non ci conosce o non conosce Carbonara, e direi, se c'è già qualche osservazione o domanda, di presentarla già, perché ho visto una chat bella peperita stasera. Sì, sì, allora innanzitutto vorrei salutare The Masta, che purtroppo se n'è già andato, dei Time to Dice, e Moses che ci ha portato qui, Silvia, grazie ancora. Ovviamente interagiremo, interagiremo, non sono capace di parlare, con la chat stasera un sacco, quindi fate domande, siate liberi pure di fare quello che più ritenete opportuno, e io poi gestirò l'interazione della chat con l'host, che è Manu stasera. L'host. Host. Solo il finale, ragazzi. Benissimo. Allora, se non c'è qualche bello spuntino, Emi? No, sto finendo di laggare, ma laggo ogni tanto, ma tranquilli, in caso dico di ripetere. Lagga pure a rate, non sentirti male. Ok. Allora, io proporrei vedere una cosa. Certo, vai. Vai. Allora, vi ho trovato questa cosina qui, che sono un collezionista anche di giochi di ruolo, ovviamente, prima che un autore. E quando uno ha delle cose particolari, se non le fa vedere quando ce l'ho apposta per farle vedere, fare lo sborone in questa situazione. Questo è un gioco di ruolo per bambini. Per una volta. Proprio gioco di ruolo presentato proprio come per bambini e non solo, non so se si legge. Però. Che ha vinto il premio Archimede 94. Non conosce nessuno questo C'era una volta, però per dire che questa cosa del produrre giochi che andassero pensati per l'infanzia non è una cosa così recente, perché questo gioco c'ha 25 anni, anche, okay? 28. Non facciamo così, dai. No, ma perché io sono del 94? Perché io sono del 94. Potresti anche smetterla di essere del 94. No, infatti. Lo dico per educazione, te lo dico. Tra l'altro, questo gioco è interamente illustrato da Dell'Otto. Io non so se voi siete fan Marvel, però è uno dei maggiori disegnatori Marvel. Questo qui era uno dei suoi inizi. Quindi le sue tavole, va bene. Questo era per farvi vedere una nota storica, diciamo, che è un gioco che non si trova tanto facilmente. E dalla chat, vero Emi? Esatto, dicono che i manuali vanno sempre flexati, e io vi dico anche un'altra massima: quando vedete un manuale, nel dubbio compratelo, perché non sapete quante volte sarà in stampa, e magari ci pensate, dite, cavolo, se l'avessi preso adesso avrei quel manuale con quelle bellissime illustrazioni o quello che vi ispirava, e invece vi mangiate le mani. Quindi sostenete il capitalismo dei manuali, mi raccomando. Esatto. E allora, esatto, ragazzi, che pensate che degli alberi meravigliosi dell'Amazzonia sono stati buttati giù apposta. Vabbè, abbiamo un motivo la questione. Ragazzi, allora io lancio con violenza la prima domanda in faccia a tutti, così pam. E partiamo dalla base, quindi ragazzi, se siete esperti andate via. No, sto scherzando. Cos'è, sentite questa perla, cos'è un gioco e che tipo di gioco è il gioco di ruolo? Ma chi vuol partire? Io vado sul Silvia. Gioco. Silvia, vai. Ha aperto bocca per prima, lei. Per me il gioco è una cosa serissima. È uno dei primi campi in cui la persona fa esperienza della vita. Anche solo tipo mia nipote, che è piccolissima e ha 10 mesi, se so fare ancora i conti, e prende un oggetto, lo fa cadere, si diverte, è la sua prima esperienza di vita, cioè di cosa succede attorno a lei. E
ci aiuta a strutturarci in relazione con il mondo, secondo me. Questa è la mia. Beh, è fighissimo come ragionamento, è fila. E lo utilizzerò il prossimo che mi dice che non perdo tempo a giocare, maledetti. No, è serissimo il gioco. Benissimo, e invece passerei alla seconda parte della domanda con un altro di voi bellissimi. Che dite? Chi si butta? Vai, Wal. Sì, cioè, tra me e una persona che fa i giochi di ruolo, ok. Allora, una definizione, penso che sia molto lungo da definire, e sicuramente non sono una persona adatta, però una definizione mi piace molto, non data da me ma da una persona che ascoltavo parlare un po' di tempo fa, dice, questa definizione dice che il gioco di ruolo è il gioco del fallimento fantastico. Allora, nell'ottica in cui, sia in quella in cui vogliamo parlare stasera, sia proprio riferita a me come persona in primis, trovo che una cosa che fa il gioco di ruolo, rispetto magari ad altri giochi, magari più competitivi, in qualche modo, tra mille virgolette, sia farti accettare, se non apprezzare, il vivere un fallimento. Io in questo credo molto, per questo il gioco del fallimento fantastico mi ha sempre sembrato un'ottima definizione, perché da Dungeons and Dragons, il più famoso, a Ultima Torcia, perché ho visto bambini fallire, come adulti fallire in Ultima Torcia, e il fallimento è un'opportunità narrativa, un'opportunità creativa incredibile, ed è una caratteristica che il gioco di ruolo ha in modo molto esclusivo rispetto a altre forme di gioco, secondo me. Posso aggiungere una cosa? Certo. Questa cosa del fallimento, secondo me Wal ha toccato un tasto che è fantastico, perché infatti, ora, io non l'avevo mai vista come la vede lui, però mi ha aperto un mondo da questo... Nel senso che, anche secondo me, questa cosa qui è importantissima ed è molto particolare del gioco di ruolo, perché il gioco di ruolo, con questa cosa del fallimento, tende a essere molto simile a una simulazione della vita, dove nella vita i fallimenti succedono. E a volte succedono anche quando non te l'aspetti, quando la tua vita non è al climax, dove il fallimento è una cosa bella. Avvengono perché, cioè, tu stavi facendo tante cose, avevi tanti progetti, il giorno dopo c'era il compleanno del tuo migliore amico, però una Volvo ti ha preso pieno sulla portiera e la giornata si è interrotta lì. E te hai un braccio, cioè, capito? Cioè, no, le cose succedono anche a caso, anche... devi affrontare questi fallimenti. Nella vita devi sempre affrontare i fallimenti. Nella narrativa che ci arriva, invece, specialmente dai film mainstream, specialmente dalla maggior parte dei racconti che vengono creati, questo senso di fallimento non c'è mai, o non c'è mai nel mainstream. Devi andare nei film di serie B, nei film trash, dove ci sono dei registi pazzi che fanno succedere delle cose apparentemente casuale, la gente dice ma questa trama non ha senso perché questa cosa succede ma non è prevedibile che succeda, no? E te fai, bello, è quello che mi piace, no? E invece noi siamo abituati a seguire sempre delle storie che sono delle storie costruite secondo canoni di racconto, ok? Quando guardiamo un film, quando leggiamo un romanzo, cosa che il gioco di ruolo invece, tranne qualche gioco di ruolo che va a simulare questo, ma nel gioco di ruolo come l'Ultima Torcia, come D&D, questo non avviene, e quindi è molto più simile alla vita reale. Quello che io dico sempre è che è un peccato che nel mondo attuale ci siamo persi la narrazione delle vicende reali per occuparci solo di narrazione di vicende fantastiche. Cioè, è difficile che si racconti oggi l'esplorazione dell'Antartide con la gente che ha sofferto, una troupe ce l'ha fatta, un gruppo invece ha fallito e sono morti tutti lì dentro perché era una trappola di ghiaccio, o le storie di esplorazione per cui Messner quella volta ce l'ha fatta, quella volta è rimasto bloccato, quello ha perso un piede per il congelamento. Perché ha perso il piede del congelamento? Non poteva arrivare, ormai era a 5 metri, non lo sapeva, c'era la nebbia, e si è fermato lì e ha perso un piede. Cioè,
sono cose che succedono, ed è un peccato che queste storie reali, anche di guerra, per esempio, a me piaceva ascoltare mio nonno che raccontava le storie della sua guerra, anche se è stata una guerra un po' particolare, non vengono tanto raccontate, oppure se vengono raccontate vengono pesantemente romanzate. E il gioco di ruolo invece ti porta su una cosa che secondo me istintivamente, quando lo giochi, la senti più vera. Io volevo citare infatti un argomento della chat da Jack. Dice: nel mainstream diciamo che c'è il fallimento come crescita dell'eroe, ma anzi non è più nemmeno il fallimento, ma solamente un ostacolo. È come qualcosa che deve essere superato, non ha l'impossibilità di essere superato. E c'era anche una buona osservazione, se non sbaglio, di Mikmetic. Sì, che si lega forse anche di più all'osservazione di prima, cioè quella di Silvia. Oggi giocare, grazie a Dio, ed era una cosa che tra l'altro abbiamo detto anche prima io e te, Manu, spiegare il gioco di ruolo è più semplice, secondo me, di una volta. Kurt, poi mi confermerai o meno che giochi da più tempo di noi sicuramente. Cosa intendi dire? Scusa. In alcuni casi prima che voi nasceste. Se... Sono del 92. Prima che tutti voi nasceste, okay. Io avevo già perso dei personaggi. Vabbè. Oh no. Quindi oggi, grazie ai media, grazie a Stranger Things, a Radio DJ, adesso è uscito questo podcast che tutti dicono che sia un ottimo prodotto. Grazie al fatto che il gioco di ruolo è sempre più nelle vite di tutti, è più facile spiegare cos'è il gioco e non sembrare un pazzoide, non sembrare un satanista. Ma ci arriveremo. Ma ci arriveremo. Ci arriveremo. Su questo arriveremo. Nel frattempo, un salve al nome giusto. Però ti dico una cosa: anche negli anni '80 c'era stato una. Cioè, E.T. si apre con i ragazzini che giocano a D&D, c'erano stati. Ma era l'America. Cioè, erano cose che erano fenomeni. Anche Stranger Things è l'America. Sì, sì. Però è che quella roba, a quei tempi è arrivata, ma è arrivata una società non pronta. Però... adesso la stessa roba è arrivata a quelli che nell'infanzia hanno visto E.T. E quindi ci sono cresciuti con... Io ho un'altra teoria a riguardo. Secondo me... Ma arriveremo anche... È più generica. Secondo me è che oggi siamo molto più influenzati dall'America di una volta. Secondo me oggi siamo... Non più degli anni 80, no, te l'assicuro. Dici. Li hai vissuti mangiavamo, tu, eh? Mangiavamo, bevevamo e depositavamo unicamente film e musica anni 80. La gente viveva di Madonna, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Rambo, Rocky, tutta roba americana. La roba... i jeans... ora... voi non lo sapete, ma i jeans è roba americana. Era il pantalone americano e Levis. È diventato la Levi's, la uniform, ci furono i Carrera e erano quelli italiani e la gente, cioè, li compravo io a Carrera, ma perché non me ne fregava niente, ma erano quelli, non sono americani, che però c'è un altro la sudditanza culturale americana era altissima, ragazzi. C'è un altro bellissimo commento della chat: può anche essere che i videogiochi hanno promesso cose che solo i giochi di ruolo riescono a dare. Quando da gamer scopri GDR ti rendi conto che della potenza della fantasia che supera sempre il miglior PC con la scheda grafica più costosa sul mercato, ed è vero per ora. Beh, ragazzi, sono tutte osservazioni giustissime e non vorrei si perdesse quella di Mick di prima, che dice che oggi è impossibile trovare qualcuno che non gioca ad un gioco che sia tecnologico o cartaceo. Vero? Bene, allora io lancerei sul piatto un'altra domanda, se voi siete d'accordo o volete aggiungere altro. Io mi chiedevo, sì. Silvia ci raccontava prima che non è troppo... a conoscenza dei giochi ruolo, che ha giocato poco, eccetera, no? E sì. Attraverso quello che abbiamo detto, più o meno, e non so quanto sia stato chiaro per chi magari non gioca di ruolo, cos'è un gioco di ruolo a questo punto.
Allora, per me sì, però ho Moses che gioca di ruolo e me ne parla. Perfetto, ecco. Perfetto. Quindi okay. Non so fino a che punto. Per quindi me più sì, o meno. Non so la chat cosa ne pensi. No, no, ci sta. No, no, mi aspettavo, avevo paura. Avevo paura che magari si partisse proprio da spiegare cosa succede in un gioco di ruolo e non l'avevamo spiegato, in effetti. È una giusta osservazione. Io a questo punto chiederei a ognuno di voi tre, per voi cos'è il gioco di ruolo e come lo vivete, o attraverso come lo vivete, se non lo vivete in prima persona spesso. E dalla chat la domanda è la stessa, ragazzi, scrivete. Mm-hmm. Partirei, e così do il tempo di ragionarci, dal buon Walta. Allora, cos'è il gioco di ruolo per me? Allora, ho parzialmente prima, perché in quella definizione, insomma, ci rivedo molto. Allora, per me è divertimento, nel senso, io lo vivo totalmente come una passione. Al Play quest'anno, il 2022, ho masterato per la prima volta un evento pubblico, diciamo, no? Ho avuto una mia sessione. E quindi per me non ho mai avuto un approccio rigoroso, lavorativo. È sempre stato io che gioco con persone, le più possibili, anche sconosciute, a eventi, eccetera. Però l'ho sempre vissuto come totalmente un hobby. Detto questo, penso che lo sia ancora, nel senso che al Play ho masterato a persone che ascoltano fondamentalmente il podcast, perché avevo un mio piccolo spazio dedicato e la Total Party Quest, e si sono prenotate le persone che ascoltano il podcast. Ero ospite da Roma Roleplay, grazie, e niente, cioè, oggettivamente lì ho masterato, avevo un orario, dovevo chiudere in una certa ora, avevo dovuto organizzare la sessione, c'era un certo clima di cui tutti sappiamo e più volte, però io mi sono divertito, cioè non è che mi sentivo dopo, non avevo voce totalmente, cioè sono andato in giro dalle persone, io ho registrato un episodio lì, ho intervistato persone e non avevo voce, quindi c'è questo episodio bellissimo di io in cui non ho la voce, giustamente, e lo sentirete in futuro, e però ero felice, però per me era stata una cosa leggera, ho giocato come avrei giocato in privato, anzi mi sono preso alcune piccole libertà che magari in un ambiente sicurissimo con persone che conosci ti prendi e magari non sei sicuro di proporre a un tavolo di non sconosciuti, perché come ho detto è persone che ascoltano il podcast e con cui mi ero già sentito, però meno conosciute di persone amiche, come dire, amiche storiche, non so come dirlo. E detto questo, sì, per me il gioco di ruolo è divertimento, per me il gioco di ruolo è tantissima altra roba, e da quando ho il podcast lo scopro sempre di più, perché le testimonianze, ad esempio parlando di psicologia, uno degli episodi che più mi ha sconvolto da registrare è stato quello con Demetrio Martorano, che ha un progetto, si chiama GDR Lab, in cui si fa proprio terapia psicologica attraverso il gioco di ruolo, e ecco, conoscere quelle realtà ovviamente piano piano ha aperto tantissimo la mia visione del GDR, ha aperto tantissimo qualsiasi cosa che potessi pensare o meno riguardo a questa passione. Beh, pazzesco, pazzeschissimo, sì, no, però secondo me lo sappiamo tutti qui che è assurdo. Sì, lo so, però è sempre bello sentirlo dalla voce di qualcun altro o dalle parole, anche perché in chat sta fioccando belle sperle emotive. Sì, no, ma emotive, credimi, ho letto le prime quattro frasi e mi sono fermato. E bello. Andrei sul buonissimo Kurt, e poi Silvia, attenzione, ti tocca. Il gioco di ruolo cos'è? Per me il gioco di ruolo è il sogno condiviso. Cioè, ci troviamo con degli amici e siamo in un altro mondo, siamo altre persone, come in un sogno, ma lo viviamo insieme. E quel sogno per noi è stato una cosa che ha cementato l'amicizia del mio gruppo in maniera solida per tantissimi anni, attraverso i cambiamenti che si fanno dai 12 ai 30 anni, ai 35-40 anche, perché eravamo tutte persone diverse, facevamo scuole diverse,
avevamo caratteri diversi, avevamo aspirazioni diverse, però quando il mio commercialista si è messo tra il mio elfo ferito e il golem di pietra, lui mi ha salvato la vita, e questa cosa qui rimarrà per sempre, perché quando avevamo, io avevo lasciato una lettera ai miei compagni perché il mio personaggio avrebbe lasciato il gruppo, quella lettera è conservata da chi l'ha ricevuta con affetto, perché quei mondi lì non esistono davvero fisicamente, ma se quello che si vive è ciò che si percepisce, allora sì, esistono, sono esistiti per il nostro gruppo, sono esistiti. E la cosa magica è che quando il gruppo non è quello, quando il gruppo è formato da altre persone, nel giro di 10 minuti siamo di nuovo tutti nel sogno condiviso. E io non mi sono mai trovato a disagio a giocare con qualcuno, perché dopo un po' che giochi, superato magari un attimino l'imbarazzo iniziale di conoscersi, ma lo superi molto più facilmente, perché l'ambiente di gioco, quindi in ambiente protetto, in ambiente, e il gioco è un grande pareggiatore, perché ci può essere il metalmeccanico e il fisico nucleare, ci può essere la persona di 60 anni e il ragazzino di 12, ma i loro personaggi sono fatti per dialogare contemporaneamente insieme, per vivere la stessa avventura, e la vivono, e non c'è differenza, e non c'è, perché il racconto è una cosa che unisce tutti. E quindi per me il gioco di ruolo è una cosa veramente molto magica, molto bella. E poi è un gioco di interazione sociale, quindi è un gioco che ti obbliga a affinare quella che è la relazione con i tuoi amici o con le persone con cui stai giocando, e quindi sblocca tantissime cose, sblocca la timidezza, sblocca... io ho visto dei gruppi che giocano con bambini che hanno usato il gioco di ruolo per sbloccare situazioni di bullismo che sono diventate, che sono sfociate poi in amicizie tra il bullo e il ragazzino bullizzato, perché poi in gioco di ruolo i loro personaggi sono diventati alleati e finita la campagna se ne sono andati creando il loro gruppo. È come se te lasci da una parte il mondo reale. Il mondo reale è fatto di tante cose, ed è fatto anche di un personaggio, che sei tu, che comunque è un personaggio. Cioè, quello che io sono stasera con voi è comunque un personaggio in un certo senso, no? Ognuno di noi è un personaggio, perché ha una forma di educazione, di dialogo, di non lo so, di modo di apparire. Mi sono messo la camicia bianca stasera, ho detto... non andiamo alla maglietta, ho scritto chi beve birra, cioè direi comunque hai sempre un personaggio, lo lasci alle spalle, cioè lasci alle spalle il guscio che te ti crei nella vita normale, entri in un altro guscio che è il guscio del tuo personaggio nel gioco di ruolo, chiaramente il nulo sei sempre te, e quindi giochi emozioni diverse, vivi emozioni intanto che non vivresti normalmente nella vita normale, perché andare a caccia di orchi è abbastanza inconsueto, forse sarebbe illegale se ci fossero gli orchi, ovviamente, spero, perché comunque sono bestie senzienti, insomma, andrebbero protette se esistessero, ma non esistono, quindi puoi andare a caccia di orchi, perché è difficile che tu possa buttarti da una rupe per tentare di salvare un amico nella vita reale, ma quando succede nel gioco di ruolo vivi delle emozioni, così come quando vedi un film, solo che il film ti arriva passivo, il gioco di ruolo lo proponi te attivamente, e quindi è molto più potente. Io, ragazzi, dalla chat, cioè, ci stanno un'esplosione, cioè, bombardano di cose bellissime. E farei parlare allora, Silvia, che dice poi andiamo alla chat. Silvia, se hai ancora bisogno di tempo per metabolizzare queste risposte mega emotive, almeno sono così per me, perché io leggendo e ascoltando chiuderei la sessione qua, via, basta, è già bello così. E se vuoi aspettare ancora un po', leggiamo la chat, se no, se hai già un'idea ben formata ti lascerei dire, dimmi tu.
Ma guarda, allora, io ho due visioni del gioco di ruolo, anzi tre con questa sera. La prima è quella che vedo, diciamo, quando Moses gioca, che sembrano cinque simpatici amici che vanno a fare una gita nel bosco e succedono cose. Lo vedo proprio come uno svago serio. In cui lui si impegna tantissimo. L'altra invece, l'altra visione che ho prima di questa live è quella che mi ha portato un mio paziente, che anche lui gioca di ruolo, che mi raccontava il fatto che per lui è stata una salvezza il gioco di ruolo perché mentre nella sua vita non succedeva nulla, nella sua vita da giocatore di ruolo salvava persone, uccideva mostri, cose del genere, e l'ha proprio aiutato ad avere una motivazione, ecco. Poi adesso queste risposte che avete dato voi, wow, bellissime. E anche la chat non scherza, eh. E Sì, infatti, sì, sì, sì. saluto Io Rob. intanto prendo appunti, questi sono gli appunti della serata. Sì, Comunque la live sarà ricaricata, cioè quindi non ce la perdiamo. A meno che Twitch non faccia il simpatico, non ce la no, qualcuno perdiamo. dimentichi di scaricarla, Anche, tipo me. tipo io. E dalla chat comunque ragazzi, per esempio Moses appunto, io vi rispondo stranamente, con una citazione. È un gioco che sa trasportare. Chi questo mondo vuol lasciare, personalmente, è l'escapismo per eccellenza. Mi permette davvero di staccare dallo stress della quotidianità per fare e magari fallire, ma fare e non provare, perché non esiste provare, qualsiasi cosa mi venga in mente di fare, avendo come unico limite, oltre alla fantasia, la sensatezza nella storia che viene narrata. Bellissimo, bellissimo intervento. Ammazza, oh. Io ho colto almeno due citazioni, poi ce n'erano sicuramente di più. Sì, Sì, anch'io. è vero, era infarcito di easter eggs. Di Decisamente specialistica. Poi Abbiamo anche. Vai, vai tu. Jack, personalmente trovo nel gioco di ruolo la soddisfazione di un bisogno, e quel bisogno altro non è che libertà della fantasia. Che si lega un po' anche a quello che ha detto Coniglio Mannaro, ma anche il Curte, che era molto anime sangue come teoria. Per me è poter vivere delle esperienze che nella vita reale non potrei mai vivere, e potermi immedesimare in persone totalmente diverse da me, no? Quella cosa che non è una vita vera, quella che io narro al tavolo, ma le esperienze, le emozioni lo sono, e quindi. Come faccio a dire che non è una vita vera? Come faccio a dire che non è un mondo alternativo che esiste, che mi ha dato qualcosa, un'esperienza in più? E poi Kampak 90, che è un novizio del GDR, dice, ma anche un master, da quel che ho capito, Che è un mix mica male, Campa, esplosivo, e sono complimenti. fierissimo di chiunque tu sia. Il GDR è far vivere una storia ai propri amici, li fai vivere in un mondo parallelo e vedi come vivono in questo mondo e come seguono la storia. Da giocatore è voler vivere il mondo in cui ti sei trovato. Con la fantasia puoi vedere mondi incredibili grazie al master e puoi vivere avventure stupende, avventure che non sono solo o dungeon, ma anche le chiacchierate al tavolo, in una taverna magari, immagino. O in una All'afterlife, cyber pub del futuro, vero Manu? All'afterlife, io esatto. ricordo alcune sessioni meravigliose che sono state con i personaggi in un pub di Berlino o di Gisuré, a discutere su come procedere, su se quel tizio è davvero sincero, sta tentando di gabbarci, se è più pericoloso passare di qua o di là, intere sessioni dei nostri personaggi a parlare. E sono sessioni meravigliose, sono sessioni bellissime. Se
Sembrava quindi, molto Bastardi senza gloria quando ordina le birre e beccano l'americano perché ordina le birre indicando col 2 e contrario. Ma Emi, quel messaggio del nome giusto, che sia marchese o che sia operaio, un ferox è una livella. Scusatemi. Adesso, per chi non è del mestiere, il ferox è lo zombie che non vorresti mai avere in cucina. Uno di quelli veloci e cattivi. Mentre Robopapero, che è il nostro master di Sine Requiem, andatevi a recuperare la campagna su YouTube. Il gioco di ruolo è l'occasione di evasione più potente che ci sia. Io personalmente ne ho bisogno, e non solo te, anche io. Io ci sono delle sere in cui dico: ok, la giornata è andata di merda, ma adesso mi siedo e me ne dimentico perché sto per giocare. Mi succede spesso. Io quando ho i periodi in cui non gioco, non vivo la settimana seguente nella stessa maniera. Sì, bravo, bravo, in quel modo lì. Mi manca... cioè, qualunque cosa faccia, master, giocatore, un gioco, un altro, però quelle tre ore lì mi scaricano emotivamente, ma era fortissimo. Quando mancano. Beh, ragazzi, se c'è qualche altro messaggio... dico l'ultima cosa, lo so che sono un po' logorroico, però tranquillo. Un'altra cosa bella del gioco di ruolo, secondo me, è che prima avevo detto che era una livella... per persone diverse in base alla cultura, all'età, eccetera, ma è anche il gioco più inclusivo che io conosca, ok? Cioè, in un periodo in cui si parla molto di rapporto tra uomini, donne, persone con sessualità più complesse, con percezioni di se stesso più complesse, nel gioco di ruolo tutto questo semplicemente non ha nessuna importanza, cioè non verrai mai giudicato o non avrai mai un problema o una discriminazione giocando di ruolo, perché giocando di ruolo tu puoi giocare quello che vuoi, puoi essere quello che vuoi in quel momento. Io ho giocato personaggi maschili, femminili, non umani, personaggi maschili si sentivano femminili, non umani. Ho giocato uomini pesce, cose che non hanno sessualità per natura, cose che non hanno sessualità per natura. Io sono... cose che hanno sessualità che cambia per natura. In Anime e Sangue cambi corpo, quindi sei donna, poi sei uomo, poi sei cane se vuoi, cioè poi drago. E ora sembra una cosa sciocca, però anche l'abbattimento, l'interpretazione di queste cose che nella vita normale sembrano dei muri invalicabili, nel gioco di ruolo sono muri di burro, non esistono, non c'è niente che... insomma, questa cosa qui secondo me è un valore aggiunto. Io ne sono convinto e sono d'accordissimo, tuttavia sono anche convinto che le persone si possano portare dentro le loro difficoltà, le loro problematiche, che possono essere intolleranza, possono essere odio. Da manuale è esattamente come racconti tu, anche nell'ambiente, diciamo, che spero sia la maggioranza, no? Tuttavia non sono convinto che sia, cioè, che quello sia il proposito del gioco di ruolo e di chi ha questa passione in media, ma che non sia come dire, io penso che il gioco di ruolo possa riuscire ad abbattere quei muri di cui parlavi, e lo fa benissimo. Tuttavia ci sono, cioè ci possono essere, cioè il gatekeeping, ci sono persone che appunto si siedono al tavolo, giocano a quello che vogliono e si portano dentro i loro odio, non è odio, per loro è normalità, e tu ti ritrovi a giocare con queste persone. È comunque un ottimo terreno per parlarne. Assolutamente. Come strumento è incredibile. Il suo personaggio è più facile, capito? Sì. No, ma infatti ripeto, sono d'accordissimo. Però ad esempio sono convinto anche che sulla parte, sulla questione di genere nel gioco di ruolo, nel mondo del gioco di ruolo, ci siano ancora molte difficoltà, ad esempio. Perché io che intervisto persone, non è per dire sempre intervisto persone, però è il modo in cui riesco ad avere più testimonianze,
Non è fondamentalmente su varie ragazze che sono venute quasi, o comunque la maggior parte di quelle che sono venute mi hanno raccontato che in qualche modo prima o poi hanno vissuto una difficoltà al tavolo o prima. Non so se ti ricordavi, ne avevamo parlato anche da Sfinizzi. Sì. Mi sembrava si chiamasse Party Crab, qualcosa, il canale YouTube, che parlava di esperienze di ruolo e molto spesso c'erano delle esperienze allucinanti. Ma secondo questo me questo ragazzo ci sono persone allucinanti, Giovanni, sì. E questo ci porta bellissimi e bellissime nel prossimo argomento. Dritti come una catapulta ti lancia in un pozzo coperto di burro. Ovviamente la similitudine è calzante, vedrete. Ok. Aspettate. Già rido in chat, ragazzi. Oh no, sono già molto preoccupato. Esatto. Aspetto il allora, burro. Qual è lo scopo, se c'è, di giocare tra tutti i giochi singoli, di società, virtuali, proprio al GDR? E una volta risposto a questo, vorrei sapere la vostra, anche per chi ci guarda da casa, su questo in funzione all'infanzia. Così entriamo nel vivo dell'argomento. E qua io partirei da Silvia, che la vedo prontissima. È la sua. Prontissima. No, non so rispondere. No! Mi sono anche... Oh no! Va bene, facciamo un giro dagli altri prima, allora. Mi sembrava giusto partire da te stavolta. No. Partite voi. Va benissimo. Okay. Allora, ragazzi, chi di voi due vuole prendere la palla al balzo? Vi faccio scegliere. Sta indicando il vuoto, esatto. Quello dietro, esatto. Allora, quali sono le capacità del gioco di ruolo in contesti anche aspetta, scusa, chiedo scusa dalla chat, chiedono di ripetere, probabilmente c'è stato un momento di lag, quindi certo, Manu, certo. Ripeti la domanda. Ripetiamo subito ragazzi. Allora, qual è lo scopo, aspetta. Se c'è, di 2 secondi, perdonami. Stiamo prendendo il 67% di frame. Vai. Nel frattempo facciamo un balletto. Vai. È andata. Qual è? Benissimo. Qual è lo scopo, se c'è, di giocare tra tutti i giochi singoli di società virtuali proprio al GDR, soprattutto in funzione all'infanzia? Allora, il gioco di ruolo, secondo me, ha quella caratteristica del... tante cose che in realtà sappiamo, tipo il problem solving, metterti in delle situazioni che un gioco da tavolo probabilmente non potrebbe prendere in considerazione, perché sono troppe variabili. Il gioco di ruolo letteralmente simula la realtà e si fonda sulla cooperazione mentale di 3, 4, 5 teste insieme che collaborano. Questo crea una sorta di super computer può letteralmente proporre una qualsiasi combinazione di azioni una in seguito all'altra. È molto difficile che si ripeta una situazione, no? E questo probabilmente ad esempio, anche tornando a no? In un videogioco Dark Souls, muoio, sei morto, riparto da capo, riparto, risbuco al fallo precedente. È un gioco in cui si muore molto, per chi non lo conoscesse. Si riparte da capo e si riprova la stessa cosa, e si riprova la stessa cosa. In un gioco di ruolo, sei morto, no. Master, fammi ruolare la mia fine, fammi fare dire un'ultima cosa, fammi lasciare qualcosa ai miei compagni. Oh, sei morto, i miei compagni possono tentare di salvarmi, possono resuscitarmi, possono fare un'azione, perdere una sessione intera a dire addio al mio personaggio, possono decidere di vendicarlo, possono fare migliaia di cose. E io posso farmi un nuovo PG, e quel nuovo PG è qualcosa di nuovo che magari è legato in qualche modo alla perdita del personaggio precedente, o comunque la perdita di quel personaggio potrebbe aver influito la storia di questo mondo anche per il personaggio nuovo che entra in questo mondo. Le combinazioni sono troppe e nulla ad oggi può replicare quel tipo di processing, e questo è molto fico, secondo me.
E che altro? Ci sono tantissime cose che, come, che ne so, ecco, fare esperienza di personalità, che ho imparato a essere un termine psicologico, cioè poter sperimentare all'interno di una partita varie sfaccettature di noi stessi, perché come diceva Curte, noi abbiamo un nostro personaggio, ma questo nostro personaggio noi non lo mostriamo in tutte le sue sfaccettature, in tutto il suo spettro, noi lo possiamo fare in tempi molto limitati con le persone con cui ci relazioniamo, con una faccia, con due, con tre, quando, in base ai gradini di intimità che abbiamo con le altre persone. Nel gioco di ruolo noi possiamo decidere di provare, no? Di mettere a repentaglio le nostre fragilità, di aprirci un po' di più, magari perché tanto è quel personaggio. Questo aiuta tantissimo. Una persona che magari ha difficoltà ad aprirsi emotivamente parlando potrebbe trovare nel gioco di ruolo quella scusa, non mi piace chiamarla così, però quell'aiuto necessario a aprirsi un po', mostrare il fianco, dire, fare un personaggio fragile, fare un personaggio che piange, che si dispera di fronte a una difficoltà, perché magari la persona, e sto facendo, ovviamente sto generalizzando, magari la persona non è capace di farlo. Sperimentare, non lo so, magari siamo persone iper timide, ci facciamo il personaggio invece super estroverso che si lancia all'avventura. Il contrario, possiamo essere persone super estroverse che amano parlare con tutti, voler provare a vivere un momento di intimità, un momento di essere introversi, di non aprirsi, di tenere le cose per sé, anzi essere magari il contrario opposto. Questo, che in modi molto più articolati si chiamerebbe, detto o raccontato in modo molto più professionale, si chiamerebbe fare esperienza di personalità, secondo me è uno dei poteri, però sono infiniti, cioè autodeterminazione, rappresentare se stessi nel modo in cui noi vediamo noi stessi e raccontarlo a qualcuno e in modo molto esplicito, secondo me ti fa, come dire, prendere consapevolezza su te stesso. Ad esempio, ecco, per fare un esempio, una cosa che io ho scoperto di me, allora, io persona etero, cis, quando ho giocato un personaggio, ero una elfa lesbica, ho vissuto malissimo una discriminazione, che non era fatta con odio, la persona che stava giocando il personaggio che era discriminatorio nei miei confronti non era una persona violenta, non era una persona omofoba, xenofoba, però il suo personaggio sì, o comunque in parte, e io ho scoperto che vivere quell'esperienza non mi piaceva, né nel gioco, né... dimmi. No, io a riguardo ho una bellissima osservazione della chat. Sei silenziato. Ah, giusto. Okay. No, io ho una bellissima osservazione. Vediamo solo, il ditino così. Era molto inquisitorio, però. La chat mi sentiva. No, alzo il ditino. Adesso lo spiego anche a voi per Manu quando passarmi la palla. Però ne approfitto. Coniglio Mannaro scrive: secondo me il fatto di sviluppare la creatività e tenerla allenata ti fa scattare dei meccanismi mentali che poi ti aiutano realmente a trovare la soluzione ai problemi della vita, anche quelli inaspettati, con pochi mezzi o con mezzi non canonici, ma secondo me si lega anche al tuo intervento, Wall, perché ti fa rendere conto anche non solo di te stesso, ma del mondo che ti circonda, le soluzioni a volte a dei tuoi ostacoli. Molto spesso, io per esempio, a me piace molto il pulp, a me piace molto il thriller, la criminalità, sono tutti aspetti della società che mi interessano, e far capire il perché ci sono certi aspetti criminosi nella società attuale, è molto interessante farli vivere in prima persona ai protagonisti, farli fare delle scelte durissime che poi dovranno tenersi sul groppone per il resto della loro giocata, perché li fa svegliare, e secondo me è una cosa che ti fa comprendere meglio la realtà in cui vivi anche. Sono tutte delle dinamiche, delle soluzioni che ti fanno esperienzare, no? Qualcosa di più. Ma guarda, ad esempio, io chi mi conosce sa che sono una persona iper indecisa. Eppure quando gioco di ruolo faccio solitamente, in media diciamo, sempre invece quel personaggio che cerca di andare avanti, che muove, cerca di muovere la situazione perché si sblocchi, prende scelte, prende decisioni, completamente l'opposto, no? Però perché lì
mi sento più tranquillo nel poterlo fare e riesco a fare esperienza, come hai detto tu, di questa cosa che nella vita magari ho più difficoltà a fare. C'è una domanda per Silvia. Che abbiamo visto annuire fortissimo durante tutto l'intervento. Quindi attenzione al torcicollo domani. Vabbè, ah, guarda. Vuoi farla? Falla tu, Manu. Vai. Quale? Quale? Quella di RoboPapero. RoboPapero. La faccio con la sua voce. È il nostro Andre, per chi non lo sapesse. C'è un aspetto della crescita di un bambino che sarebbe meglio privilegiare. Appunto, ah, è una domanda, scusate. C'è un aspetto della crescita di un bambino che sarebbe meglio privilegiare, appunto, sfruttando i vantaggi della creatività che consente un gioco di ruolo? Ma sarebbe meglio privilegiare? Non lo so di preciso, perché Wall diceva una cosa giusta nel fatto di esercitare l'abilità del problem solving. Questo vabbè, vale per tutti e vale ancora di più per i bambini che non hanno ancora sperimentato la vita. Secondo me è una cosa che a cui no, che ho perso le parole. Tranquilla, anch'io prima. Il gioco di ruolo è molto utile per anche sviluppare la capacità di capire le intenzioni dell'altro, no? Quella che viene chiamata mentalizzazione, teoria della mente, quelle cose lì, quelle parole lì. Il bambino si esercita a capire quello che l'altro intende fare, quello che l'altro intende, lo scopo che l'altro ha. È una cosa che raggiunge piano piano, non è che all'asilo già subito capisce l'intenzione dell'altro bambino, però questo tipo di giochi lo aiutano molto di più. Cioè, giocare al gioco da tavolo, al Monopoli per dire, sì, può di certo mettersi e immedesimarsi nell'altro, ma non tanto quanto qui, in un gioco di questo genere. Sia l'altro che è al tavolo con lui a giocare al gioco di ruolo, sia l'altro che sta interpretando lui, l'altro che fa, cioè lui che interpreta, che ne so, come, non lo so, il bardo che canta e fa cose, si e sperimenta. Sì, c'è Moses che ride. Arrivo subito. Okay. A tra poco. E correggimi se sbaglio, Silvia, in qualche modo quello che dici può essere anche legato all'empatia. Cioè, secondo me, sì, ad esempio, il gioco di ruolo sviluppa tantissimo empatia nei confronti dell'altro. Ok, Ok, quindi, e visto che forse questa parte sicuramente la richiederò anche al Curte, visto che abbiamo trattato in modo, secondo me, molto chiaro e molto anche interessante, a mio avviso, il perché un gioco di ruolo ti aiuta nella socializzazione, che alla fine risponde a qual è il collegamento di scegliere un gioco per un'infanzia, ecco, o per l'infanzia. La domanda che mi sorge è questa: perché allora magari scegliere un gioco di ruolo piuttosto di un videogioco, che poi piuttosto non si usa come parola, ma rispetto a un videogioco o rispetto a un gioco da tavolo o a uno anche di società, Lupus in Fabula, cose così? Ma a me prima, mentre parlavate, veniva da pensare al fatto che anzi, forse qualcuno l'ha anche scritto nella chat, però proprio ti esercita a immaginare con la testa, con la tua mente, mentre il mi partono le penne, mentre il videogioco già ti dà l'ambientazione, sai già il tuo personaggio dov'è, cosa c'è attorno a lui, anche magari un videogioco poco sviluppato, però in ogni caso ti dà già il posto, ti dà già le tempistiche, eccetera. E invece il gioco di ruolo mi sembra che ti dia molta più libertà di immaginare, di crearti le cose con la tua fantasia.
Ok, mi allaccerei. Anche se c'è magari il master che comunque qualche spunto dell'ambientazione te lo dice di sicuro, però... Cosa intendi? O anche il contrario, ovvero il master che prende spunto da quello che dicono i giocatori, che è una, secondo me il segreto ultimo finale per... Ragazzi, abbiamo spoilerato il segreto ultimo finale per masterare il meglio. Tagliate e nascondete. Oh no. Il ragazzi, master migliore in realtà è una sanguisuga, è un parassita. È vero, mentale, è il mind flayer. Sad but true. Urte, una domanda. A parte che io so che tu hai pubblicato qualcosa a riguardo e quindi sicuramente è una miccia che ti sto dando sull'argomento. Qual è la differenza, o meglio, perché far giocare un bambino a un GDR e non farlo correre per ore così si stanca e va a letto prima? Primo, perché se lo fai correre lo alleni e la sera dopo dovrà correre di più. Anche con i cani è lo stesso, cioè se un cane eccitato lo devi calmare, se lo fai sfogare lo alleni e non esce più. Cavolo, non ci avevo pensato. Perché rinforzi il lato. Questo lo vuoi rinforzare del suo carattere. No, scherzando, ovviamente, io non faccio correre bambini, non ho bambini per quello. No, però perché fa giocare? Allora, il gioco di ruolo ha tante caratteristiche. Alcune di queste caratteristiche si trovano anche in altri tipi di giochi, ma tutte insieme si trovano solo nel gioco di ruolo. Mi sono segnato alcune cosine mentre Silvia e Wall parlavano. Allora, intanto il discorso del problem solving. Il problem solving è una cosa molto interessante per i bambini, tanto che io ho scritto un gioco per bambini di 2-3 anni. Ovviamente non sanno leggere, quindi glielo deve, cioè sono due pagine di spiegazione che deve leggere il genitore o l'amico che sa leggere e poi insegnargli il gioco. Ed è una destrutturazione del gioco di ruolo che, togliendo tutte le regole possibili e immaginabili, arriva a inserire praticamente solo il problem solving, cioè è la costruzione, insegna come costruire, è una semplicità abbacinante ovviamente, però... l'ho voluto creare perché è un'esperienza che ho vissuto, che ci sono arrivato, diciamo, per caso, nessuno mi ha detto che si poteva fare, quindi ho avuto l'impressione che nessuno avesse chiaro, nero su bianco, che si potesse fare. E quindi cos'è? È un gioco, siamo al mio primo dungeon, è in vendita in PDF a 2 euro, cioè è proprio una cosa che è nulla da un punto di vista di materiale. Cioè costruire dei piccoli dungeon, ok? Che poi possono essere delle case, possono essere dei labirinti, possono essere dei giardini, ok? Con una serie di problem solving, tipo che per andare di là serve una scala, la scala ce l'ha la strega dà dalla scala solo ai bambini educati che glielo chiedono per piacere, oltre la scala c'è l'orco, però l'orco non ti fa fare. Però certo, se hai trovato la spada della luce passando sotto la fogna e convincendo i topolini a dartela, vai con quella, l'orco si spaventa e ecco. Era questa cosa qui. Io l'avevo fatta fare per caso ai miei bimbi su una lavagnetta di quelle cancellabili mentre aspettavamo l'inizio di un concerto in un pub. Abbiamo fatto l'errore di arrivare 2 ore prima del concerto, i bimbi dopo un po' erano sfrangiati. Avevano 5-3 anni, quindi, e con questa cosa qui si intrattennero, si divertirono tanto. E io qualche settimana dopo vidi la piccola che aveva 5 anni e stava facendo giocare, cioè la grande che aveva 5 anni, stava facendo giocare il piccolo con dei labirinti che aveva fatto lei. E lì ho detto: cazzo, potente. Perché io ho a casa giochi per bambini teoricamente di 5 anni, ma sono dei giochi con un regolamento piuttosto semplice che, se c'è un master che sa intrattenere, funzionano bene. Però comunque sui bambini, cioè deve essere un bambino di 5 anni particolarmente portato, perché i miei a 5 anni corrono come quelli che hai detto te, cioè
e sono allenati e non sono bambini flemmati, cioè sono bambini iperagitati miei. E quindi il fatto che su questa cosa qui invece giocassero tra loro, capito? Cioè, questa qui è stata la cosa che mi ha spalancato un mondo. Da lì poi siamo andati avanti con giochi, sempre utilizzando solo il problem solving, di narrazione che io facevo durante le passeggiate in montagna, con bambini dai 4 ai 12 anni, che c'erano anche amici, amici di amici. Quindi, te chi sei? Io sono Superman, io sono Spider-Man, io sono... l'uomo di ghiaccio, va bene, allora è successo questo in città, mentre te cammini c'è da risolvere questo, come lo risolvi col tuo potere, ah bene, ok, era già gioco di ruolo, perché loro erano i personaggi, risolvevano le situazioni nel dado, ma alla fine il tiro del dado è una cosa che viene dopo, se ci sono dei tavoli dove il dado viene tirato dietro lo schermo e il giocatore non lo vede, ci sono, cioè, nel senso, il tiro di dado è bello, però è un altro aspetto del gioco di ruolo che viene dopo, un aspetto più tattico, un aspetto più ludico, matematico, che viene dopo, ma la base narrativa te la puoi dare anche prima, ed è proprio il problem solving quello che li diverte, che percepiscono il fatto che loro vanno avanti perché hanno fatto la cosina giusta, no? Poi volevo dire, sempre sul fatto di provare nuove emozioni, cambiando pelle, cambiando personaggio, si può fare anche delle cose un po' più estreme su ragazzi più grandi. Cioè, noi con Sinerefe proponiamo di entrare anche in personaggi malvagi, ok? Però la malvagità è una malvagità umana, non sono diavoli, è magari il tenente della Gestapo. La Gestapo deve fare rispettare le leggi. Perché deve fare rispettare le leggi? Perché è cattivo? No, perché è in un ingranaggio del nazismo ipotetico di Sinerefe, ma comunque ispirato al nazismo vero, ispirato a qualunque dittatura vera, e quindi lui non è che ha libertà di fare, perché se lui non agisce come ci si aspetta, ci sono delle conseguenze. Le conseguenze non sono semplicemente magari viene degradato, ma magari lui nel suo ruolo sta tentando di salvare delle persone da un assassino, per dire, ok? E se lui non denuncia il tizio omosessuale solo per il fatto che è omosessuale, e magari viene degradato, delle persone muoiono, capito? Quindi cosa fai? Dall'altro, nell'avventura più grossa che abbiamo fatto di questo tipo qui, il tenente della Gestapo è lui stesso omosessuale. Quindi si trova lui stesso a essere il carnefice. Sì, è i segreti del Reich. Esatto. Che è lui stesso il carnefice, e tutti hanno dei segreti. La tizia che è con lui è cattolica, e questa cosa, quella religione non è accettata. È uguale, puoi fare l'inquisitore è nel giusto per quello che dice il Papa, per quello che dicono le Sacre Scritture, perché il male dilagato sul mondo ha creato i morti, eccetera, quindi la sua una missione sacra è importante. La denuncia di una tizia che è una strega arriva da uno mezzo rimbambito del paese, che fai? La punisci? Non la punisci? Ti fai muovere a pietà? Se ti fai muovere a pietà, non stai facendo il bene del popolo, se credi, visto che il tuo personaggio crede che il male vada debellato, ti trovi in Stormbringer, ma un gioco che non è nostro, a cui giocavamo tanti anni fa, i personaggi si trovarono a entrare in Pantang, che era l'isola degli stregoni del caos, il posto più nefando del mondo. Loro entrarono travestiti da sacerdoti di un culto assolutamente sanguinario, che aveva tutti i sacerdoti con il velo nero sul volto, quindi non erano riconosciuti, ma quando entrarono gli dissero: oh, vi stavamo aspettando, c'è da versare il sangue di questi bambini. Cioè, ti trovi anche a vivere delle situazioni brutte, ok?
poi uno se dice vabbè ragazzi meno, uno salta, skippa, uno dice vabbè, però se lo fai con gente che conosci, che piano piano arrivi a vedere dove sono i limiti, dov'è la cosa che gli può interessare, cioè arrivi anche a mettere in delle situazioni scomode, in delle situazioni tese, in delle situazioni che non vorrebbero vivere, ma che comunque le vivi in simulazione, quindi le vivi con un altro aspetto, ed è un altro modo per comunque provare una gamma di emozioni. E siccome il personaggio e il giocatore in realtà sono la stessa persona, le emozioni che te stai vivendo col personaggio le stai provando anche come giocatore, quindi cioè, il tuo io, il tuo cervello in quel momento sta lavorando su un comparto emotivo che di solito viene tenuto come tabù. E quindi secondo me questa qui è un'altra cosa interessante del gioco di ruolo che ti porta a fare, più del film, perché questa cosa qui ti porta a fare anche il film, perché te c'hai i neuroni specchio, se gli attori sono bravi a buttarti emozioni, te un po' le provi, però lì sei tu, è diverso, sei tu che decidi se il bambino lo pugnali o no. Io ho avuto un personaggio meraviglioso. Aspetta, Kurt, ti fermo un attimo. Si è fatto uccidere in una situazione del genere. Ti fermo un attimo, credo, su questo argomento, perché secondo me Manu deve introdurre una cosa. Quindi non so di cosa parli, ma io invece volevo introdurre la chat, perché intanto gli argomenti sono così potenti che sono tra l'altro quelli del prossimo argomento, quindi li avete già introdotti. È quello che volevo, esatto, che introducessi me, avevo percepito. Bravo, ma vorrei leggere la chat, perché secondo me ci sono delle cose molto interessanti riguardo quello che avete detto, che personalmente non vi farei mai finire di parlare, però ci sono dei tempi solo per quello, per tutti voi, sì, io sì, vi terrei qua fino alle 2 di notte, ma non so se volete starci. Va bene, va bene. Anche perché 20 minuti alle 11, Curte. Le 11 devo solo una parola, devo solo una parola. Cooperativo, vai. Basta. Sì, sì. No, hai ragione. Se vuoi aggiungere un qualche altro concetto va benissimo. Non ti preoccupare. Cooperativo. E sono domande enormi. Hai ragione. In realtà, bellissime, però su cui cioè io vorrei rispondere 100 volte sia a Silvia che a Curte. Ma guarda, se voi siete d'accordo, preferisco fare meno domande e vi informo che sono 4 e ne abbiamo già fatte 2, e preferirei far meno domande e sentire più le vostre opinioni, se siete d'accordo. Se voi quindi se volete parlare andate, volevo solo sentire la chat prima. No, ma anch'io, io poi non la leggo, quindi quello che mi arriva attraverso chat, voi. Chat. Jack chiaramente dice interpretare l'ispettore Klaus Hessel è stata una delle esperienze più belle che ho avuto, by the way, che è appunto l'ispettore, diciamo, con quello dello stomaco. Ma Manu, tu avevi letto qualcosa in particolare? Allora sì, adesso me lo vado a cercare. Vai, vai a ripescarlo. Io, ragazzi, sono contentissimo di avervi qua come ospiti, perché in realtà noi siamo qui imbambolati ad ascoltarvi e basta, cioè, nel senso, sì, ci piace vedervi dire come un master felice, no? Che vede i giocatori che fanno tutto. Esattamente, anche stasera così deve essere, è proprio così. Anche per la prossima non devo preparare nulla, beh, esatto. Hanno già fatto tutto loro, tutta la aggiungo campagna. Una cosa, per esempio, ci sono giochi come Cyberpunk, secondo me, ma anche Sine Requie, in cui se non metti una certa dose di scelte dure non stai giocando quel gioco, cioè non è quel gioco. Dipende dal titolo, dici? Alcuni titoli te lo impongono. Certo. Allora, Kampalt dice il bambino deve... no, aspetta, era quello sotto. Beh, tutti da piccoli abbiamo giocato all'ARP di Dragon Ball, eravamo tutti Vegeta e Goku. Ci tenevo a leggere quello, scusa. Perché anche Naruto, Lì a seconda delle generazioni. Io ero un cavaliere di solito con i ramoscelli. Infatti, io arcierino, io arciere furtivo sempre. Da bambino, poi da grande mai. Ad esempio, bisogna tornare indietro allora. Allora, in realtà l'altro argomento erano gli elementi dei GDR facili e difficili da introdurre per far partecipare un bambino. E eravamo già dentro nel caldo dell'argomento, mi sembra.
quindi non vado oltre, prego, continuate pure. Quindi esatto, Kurt ha esposto un po' i temi caldi, che poi ho confermato anch'io a seconda del titolo, no? Secondo me i titoli poi sono, possono influenzare davvero tanto queste cose, al di là che poi ci sono sistemi generici come D&D e Savage World o via dicendo. E Manu, sei d'accordo? Io darei la palla a Wall, che... Assolutamente sì. Che secondo me ha qualcosa da dire al riguardo. Sì, sì, perché l'ho sentito quando parlava al Kurt, ho sentito la sua energia uscire, perché sentivo che volevi dire qualcosa. Vai. Ma allora, ci sono mille cose che vorrei dire, tantissime cose interessantissime uscite dalla conversazione. In particolare... oddio, se me la fossi scritta sarebbe stato molto meglio. Però, qual è la cosa? Quello di cui parlava Kurt verso la fine erano, no, le scelte morali. Fare effettivamente, mettere in condizione il giocatore, la giocatrice, di dover scegliere. E il gioco di ruolo ti permette di creare delle situazioni che spesso, per fortuna, nella vita non dovrai mai fare. E secondo me una delle cose che magari lo distingue dai film in tutto questo è il fatto che tu, ok, il film, tu ti senti ancora più vicino al personaggio nel momento in cui quel personaggio sta vivendo una difficoltà. Se, come abbiamo detto, il regista è particolarmente bravo, gli attori, le attrici sono particolarmente bravi. Ma il personaggio che tu stai interpretando, tu non lo stai interpretando nel momento, unicamente nel momento in cui quel personaggio è in difficoltà. Cioè, con quel personaggio, magari, che tu abbia giocato una one shot di due ore, di tre ore, o lo porti avanti da varie sessioni, ci hai già condiviso parecchio. Cioè, tu in quelle due ore, facciamo nel caso più breve, no? Tu hai già vissuto, che ne so, felicità, stupore. Sono delle piccole scintille che legano, no, di volta in volta te a quel personaggio, ma proprio con dei fili. Inizia la sessione, incontri il primo mostro, sto facendo una situazione super generica, tac, paura e primo filo, combatti, colpisci un tuo compagno, ira, altro filo, lo sconfiggete, felicità, altro filo, e questi fili poi nel momento in cui arriva la botta, arriva la scelta, arriva il dire addio a qualcuno, il dire addio a se stessi, subire tantissimi danni e dover salutare il proprio personaggio, è un taglio netto a quei cavi, e più ce ne sono e più faranno male, e questo non può fare un film, perché questo non può fare neanche un libro, perché io sono il primo che da ragazzino, leggendo Harry Potter, si sentiva, non vedeva l'ora di essere un personaggio della saga. Oppure io mi sono sempre rivisto tantissimo in Bilbo, no. Baggins. Ok, vabbè, è molto soggettivo. No, no. Io serpe verde tutta la vita. Però dicevo, però anche lì, no, vabbè, potrei aprire un discorso, ma non lo farò. Bilbo, cioè, io quando salgo una montagna mi voglio sparare sulle gambe perché sono stanchissimo. Penso a Bilbo che dice: ah, quanto, cioè, tutto il viaggio Bilbo dice: ma quanto vorrei stare nel mio letto, bla bla bla. Non sta mai lì sul pezzo, non vuole mai essere in quella situazione. Ogni volta se ne pente tantissimo. Uguale, ma io, leggendo lo Hobbit, non mi sento veramente Bilbo. Non, anche perché vedo una cosa, vedo che le pagine ce ne stanno ancora un centinaio dietro, cioè non morirà ora Bilbo. Ci sono mille fattori che non ti fanno vivere al 100% l'incertezza, il terrore, la paura che ti potrà far vivere il gioco di ruolo. Nel gioco di ruolo tu non hai la pagina dopo, tu non ce l'hai se quella sera dovrai cambiare scheda o no, e questo crea setta una struttura di emozione irreplicabile, secondo me, legata anche al fatto del essere coordinato, allineato con altre persone. Questo non te lo può dare un altro media, perché per quanto tu possa amare un regista, quel regista non sarà mai nella tua testa. E niente, questo è una caratteristica, secondo me, molto importante, e farei parlare anche gli altri. Ad esempio, beh, intanto era interessantissimissimissimissimissimo quello che hai detto, perché io lo penso personalmente anch'io, non so voi cosa dite. Beh, poi ci sono dei titoli, vai, scusate, vai Silvia, vai Kurt.
No, io non ho esperienza nel gioco di ruolo, ma adesso con Moses stiamo leggendo un libro game e siamo morti, con il nostro personaggio siamo morti, e quindi a un certo punto dovevamo decidere cosa fare, se rincominciare con un altro personaggio, un'altra storia, eccetera, oppure fare finta di nulla e andare avanti, no? Però per curiosità siamo andati avanti lo stesso, ma dopo che ho vissuto l'esperienza di morire con il mio personaggio, dopo andavo a cercare i capitoli che avevamo scelto, e se vedevo che sotto c'era ancora per fare questo vai al capitolo X, per fare quell'altro vai al capitolo Y, cioè non c'era più cioè la sensazione di oddio potrei morire da un momento con l'altro. Certo, cosa perché... che invece a quanto pare GDR, cioè questa è una vecchia diatriba anche del GDR, perché ci sono, certo, GDR dove si tengono i tiri di dado come legge, ci sono GDR dove si finge il tiro di dado dando una sorta di mortalità al gruppo per far andare avanti la storia. A me quelli emozionano meno. Io ad esempio una cosa che ho fatto parlando di questo nello specifico come master era, diciamo, puntare alla narrazione, no? Riguardo al discorso di prima, in cui sfrutto la morte anche come un qualcosa di narrativo per emozionare. Il personaggio era morto, defunto, shottato, tipo, giocavamo a D&D 1, scatola rossa, e quindi... ci è voluto pochissimo. Si muore easy, esatto. Muore facile. Esatto. E però io sapevo i tiri, lui no, sapevo che era morto, però cosa ho fatto? Ho deciso di aspettare, io mi sono appuntato, lui è morto, ma ho aspettato il momento narrativamente più interessante per creare il climax necessario a rendere quel personaggio la morte che meritava, e non ucciso dalla freccia di un goblin, ad esempio. E io volevo dire una cosa, più che altro anche riguardo ai bambini, nel senso, parlando di bambini che giocano. Dopo le sessioni che abbiamo fatto in questi due giorni d'evento che ho fatto in queste due multitavolo, una di Kids on Bikes e una di Ultima Torcia, come dicevo, dopo, una cosa molto bella che si farà anche nel centro estivo quest'estate è una sorta di talk, nel senso ci mettiamo tutti in cerchio, 30-40 bambini, e parliamo del gioco che abbiamo giocato, della sessione, di come ci siamo trovati. Debriefing. Esatto, per me è una cosa bellissimo. Nuova. Per me è una cosa nuova, perché il debriefing tra me e i miei amici è noi che facciamo le quattro a parlare della sessione, ed è una cosa normalissima. Però con 30 bambini che ti raccontano cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, e entrano in gioco delle dinamiche super interessanti, delle domande che tu magari dai per scontato che invece non dovresti, e escono tantissime questioni che magari avevi semplicemente perso di vista tu a 28 anni. E qual è la cosa? Ad esempio, una domanda che mi è stata fatta, perché poi ecco, sono scattate, eravamo tipo tre adulti in tutto, e ovviamente le domande loro le volevano fare a noi, perché loro giochiamo da tanto, queste cose così. E ad esempio una domanda è, che a me ha stupito, ti sei mai arrabbiato per la morte di un personaggio, per aver perso un personaggio? Allora, io ho notato nei visi dei bambini che questa cosa era palese per tutti loro, cioè loro erano tutti, beh, certo, cioè io quando perdo il personaggio, mamma mia, rosico, mi arrabbio tantissimo. Poi vabbè, nelle multitavolo invece si celebrava tipo il primo caduto, bambini entusiasti. Però invece quando giocano campagne più lunghe, perché questi, come ho detto, questo progetto esiste da un po' e quindi hanno anche campagne lunghe e personaggi di vari livelli, quando lo perdono restano malissimo i bambini, e quindi mi hanno fatto questa domanda e io gli ho attaccato un mega monologo lunghissimo, molto simile a quello che ho detto prima, sul perché invece secondo me la morte valorizzi nel gioco di ruolo, tenda a valorizzare quel momento e che dia opportunità, no? E cosa divertente è che alla fine invece, mega discorso, cerco di contestualizzare il tutto e dico, la morte è la cosa più bella che ti possa capitare. Pausetta.
nel GDR. Ah, ora, ecco. C'è stato un tipo... Ah, ecco. Cosa? E ho fatto una pausa un po' troppo lunga, però era quello che volevo intendere. E i bambini sono rimasti proprio... Morti. Stupiti. Cioè, erano tipo... Cioè, non l'avevano mai vista in quel modo, no? Per loro, sì, per dire quanto si sentissero legati a quel personaggio. Ed è bellissimo, perché secondo me, ecco, una percezione che ho avuto è che loro, quelle emozioni che noi proviamo, secondo me c'hanno l'asticella alzata, nel senso che le provano 100 volte di più. Il boss finale per loro è neanche io ho 15 anni. Cioè, loro, il boss finale, noi poi ovviamente glielo montiamo, creiamo un'atmosfera, glielo facciamo odiare, eccetera. L'ultimo tiro è una cosa pazzesca, ragazzini che si strappano la maglietta. Ah! È stato bellissimo, cioè, incredibile. Ragazzi, incredibile. Io sgancio la mia mina personale, poi penso di aver esaurito tutte le energie della giornata. Quella sul satanismo? No. Il fatto che... c'è una cosa molto comune della morte nei GDR e nella morte e nella vita normale. A parte che a volte la morte è insensata in entrambi i mondi. Ma la cosa, secondo me, che accomuna di più è il fatto che il bello di vivere la morte come spettatori, è, cioè come amici, magari che di qualcuno che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, è il ricordo. Cioè, la persona vive ancora in maniera, ovviamente io parlo in maniera laica, poi ognuno è libero di credere a quello che vuole, però la persona vive ancora nel nostro ricordo. E la stessa cosa succede nel GDR. Quando il tuo personaggio muore, i ricordi, le esperienze che hai vissuto con lui sono ancora vive. È una cosa che secondo me accomuna molto i due mondi. Il vivere la morte è un'esperienza educativa enorme, secondo me, per i bambini e soprattutto al giorno d'oggi. E in questa funzione il GDR, secondo me, come modo di accettare purtroppo questo stato delle cose mortali, è fondamentale e molto, molto bello. È veramente veramente fico quello che è venuto fuori fino adesso, raga, bellissima fico. Una live su GDR infanzia, uno si collega, è perché la morte, morire la bello. Morte. Ricordati che devi morire, la cosa bella è la morte del personaggio. Esatto. Quindi poi nel pratico io chiedo a voi due in particolare, che di questo bene o male ne fate un'attività un po' più meno saltuaria della nostra, ecco. La partita con stupida. No. L'idea era cercare un sinonimo di farlo spesso. Era satanismo, stava per dire un'attività satanista. Satanismo. Sì, scusate, volevo dire, voi che fate questa attività satanica con i bambini più spesso di noi. Mi dissocio totalmente. Sì, anche io. Nel dubbio. Nel dubbio dissociamoci tutti, nessun problema. E voi che fate questa attività più spesso, qual è la difficoltà pratica? Perché ti dico una cosa, ti dico così, do del tuo a caso a tutti. Io, se dovessi avere 4 bambini in casa che conosco, per cui quindi sarei nella mia comfort zone, diciamo, tranquillo, perché li conosco e so come trattarli, comunque non gli mastererei qualcosa, perché non saprei cosa fare se succede una cosa di quelle che potrebbe succedere giocando con dei bambini, perché io non le so. Cos'è che succede? Quali sono le cose facili e difficili che possono presentarsi? È una domanda scema, lo so. Io ho parlato tanto e lascerei la parola. Allora, io ho giocato sia con i miei figli, quindi persone che conosco, sia con bambini insieme ad adulti, cioè gruppo misto dove c'era magari un bambino di 8 anni, un ragazzo di 20, uno di 30... Così a Play ho fatto giocare un gruppo di 3 bambine di terza elementare, quindi ho giocato un po' in varie situazioni. E tranne quando i bambini giocano con gli adulti, che allora secondo me si danno un pochino più un contegno, comunque gli altri mandano più avanti la storia e loro hanno delle parti di ascolto dove sono più interessati. Quando sono tutti bambini, una cosa importante secondo me è la velocità di esecuzione del master.
cioè devi chiapparli continuamente, devi fargli domande, devi incalzarli, perché si perdono, se no si perdono. Io sto parlando di bambini molto piccoli, cioè sotto i 10 anni, ok, okay? Se no si mettono a giocare con i dadi, si mettono a fare queste cose qui. Delle cose che vi posso consigliare, che non sono farina del mio sacco, ma le ho imparate da Ilaria Aloise di The Agency, che ha fatto giocare una volta lei, una volta una sua master di The Agency, i miei bimbi a delle manifestazioni, che i miei bimbi hanno giocato più con gli altri che con me. Io non sono uno che propone in maniera rompiballe i giochi di ruolo, perché già li fa, cioè, è fargli fare delle attività motorie insieme al gioco. Per esempio, l'ultima volta aveva messo una tovaglia di quelle di carta, gli ha chiesto di scrivere sulla tovaglia il nome dei personaggi, di fare un disegno, di disegnare la spada. I bambini su quella cosa lì ci si concentrano e cominciano a chiudere le finestre sensoriali verso l'esterno e a porle qua. Un'altra cosa che gli fa sempre fare, che ormai ai miei figli devo far fare tutte le volte che si gioca, anche quando hanno giocato con me, quando corrono così con le mani sul tavolo, fanno altro che correre in dei momenti, dai corriamo, fanno rumore, fanno, cioè inserire queste cosine qui e chiaramente togliere regole. Cioè è inutile che loro abbiano più due con la spada, ma più uno col coltello, che arma usi? Cosa vuoi fare? Lo voglio colpire, se vuoi gli fai tirare il dado, se evidentemente il numero è alto gli dici grande, se evidentemente il numero è basso gli dici no, e poi segui loro. Io le bambine, quelle dei terza elementare che ho fatto giocare a Play, complice il fatto che a Play non ci si sentiva per il rumore, loro parlavano tutte, erano tre bambine e due bambini, mi ricordo le bambine perché erano più attive, erano più vispe. E alla fine la sessione è finita con loro che in una discarica hanno chiesto a una strega se gli dava un razzo per volare via, sono volate via col razzo, il drago le inseguiva e loro gli tiravano delle pagnotte. Ok, è ovvio che tutta questa roba qui non era nell'avventura preparata, però i bambini vanno un pochino più seguiti, ok? Perché è più bello il problem solving che si inventano loro di quello strutturato per adulti. Devi fare una cosa un pochino più fantasiosa, più ampia, no? Anche più illogica, si divertono. Sul discorso della morte, sulle lunghe campagne non ho visto la reazione dei bambini. Sulle singole sessioni, i bambini a cui gli muore il personaggio ti chiedono di rigiocare subito, di farne un altro e rientrare dentro. Ma se io rientro ci sono di nuovo gli scheletri, sì, no, voglio affrontarli di nuovo, perché ora posso fare. A videogioco non è una cosa che li traumatizza minimamente. E ultima cosa sulla morte, io sono anche medico veterinario comportamentalista, no? Quindi tra le altre cose, cane. Sapevo di aver dimenticato qualcosa. No, vabbè. Ma sì. No. Tanto guarda, ormai non faccio poco e nulla, perché l'attività di autore ed editore mi mangia il 98% del tempo e dell'impegno. Però si dice che una delle cose importanti della vita del bambino col cane è anche il fatto che il cane vive poco. Quindi tu vedi tutta la sua vita, cioè di una persona tu non vedi tutta la sua vita. Io i miei genitori li ho conosciuti quando erano già genitori, ovviamente, nel momento in cui diventano genitori, della loro vita da ragazzi io non so niente, ok? Quindi di quelli per cui ho vissuto la vita fino in fondo, mi sono dato una parte della vita, così come normalmente un genitore vede solo una parte della vita del figlio, come vedi solo una parte della vita degli amici. Del tuo cagnolino lo vedi da quando è cucciolo, quando cresce, è nel massimo della sua forma, a quando comincia
a deperire, ad ammalarsi, affrontare la malattia e morire, ok? E questa cosa è una cosa considerata comunque molto formativa, perché è più facile, cioè perché è una palestra per i lutti più importanti che poi uno si può trovare cioè se tutto va bene vivi dei lutti importanti, se non muori te, di solito, no? Sì. Cioè, il gioco di ruolo, la perdita del personaggio del gioco di ruolo è un'altra piccola frustrazione che secondo me è giusto che tu ti addestri, diciamo, a vivere, perché io di una persona che non riesce a sopportare la perdita di un personaggio, un gioco di ruolo, ho grande paura di come affronterà la perdita di entrambi i genitori in un incidente stradale. Per dire che non avviene, mi auguro non avvenga a nessuno, ma cioè, ci sono poi delle cose molto più gravi. Ma stessa cosa, quelli che ribaltano un tavolo perché la sua squadra ha perso la partita. Cioè, le frustrazioni della vita ci sono, e io dico sempre che questa cosa delle frustrazioni io la gestisco meglio perché tifo Fiorentina, quindi sono abituato. Insomma, uno che tifa Juve magari è più in difficoltà su queste cose, io ho un abituato. Però ecco, è vero, la morte del personaggio è frustrante, ma la frustrazione è un'altra delle emozioni che tu puoi vivere tramite il gioco di ruolo in un ambiente protetto, in un ambiente in cui quello che è successo è solo nella fantasia, in cui se fosse un gran dramma uno ti dice la settimana dopo, ti dice vabbè ascolta, ripiglia la scheda, sei sopravvissuto miracolosamente, andiamo avanti. Cioè, ok? È comunque un ambito di un gioco di fantasia, però devi imparare ad accettare, cioè è un buon campo accettare il fallimento, imparare ad affrontare il fallimento, anche il fallimento finale del io vi dico che personalmente quando Wall raccontava il discorso dei fili che si rompono, a me mi sono risalite tante di quelle morti di personaggi epiche, magari per un incontro con gli orchi a un'ora dalla taverna, e te ripensi a quando eri nella taverna, che la taverna è lì, la vedi ma sei circondato, i tuoi compagni sono caduti accanto a te ed erano importanti, ci hai vissuto tanto insieme, te sei l'unico rimasto in piedi. È tutta una serie di emozioni. Poi quel personaggio mi è morto, quel guerriero è morto, ma è stato bellissimo, cioè è stata una sessione bellissima, quelle sessioni che finiscono a mezzanotte e che te alle 2 sei ancora sveglio perché c'è l'adrenalina in circolo e non riesci ad andare a letto e chatti con gli altri e fai cazzo ragazzi c'ho ancora l'adrenalina, e gli altri ti rispondono perché anche loro sono lì svegli alle 2 ancora. E chi vero? Dorme stanotte? Frase chi dorme classica, stanotte? Per me. Sì. Ma ricordo sessioni di vampiri che io chiuse alle 4 di notte, alle 6 eri ancora in giro per casa o con lo stomaco chiuso per la rabbia, però sono emozioni, nella vita più che provare emozioni devi fare. I soldi non te li porti all'altro mondo, non ti servono a niente. La cosa più grande che puoi fare nella vita è provare emozioni, il gioco di ruolo te le dà. E poi sono anche i ricordi, perché già ricordi, di questo di cui certo. Hai parlato, è un ricordo che uno che si lancia da un paracadute ce l'ha il ricordo del lancio del paracadute, ma tu certo. Hai il ricordo di quella sessione di vampiri fino alle 4 ed è lì. Certo. Io per dire, sulla morte di un mio compagno, stamattina qualcuno sul mio gruppo Telegram ha scritto, ragazzi buongiorno, ho una domanda per voi, ma secondo voi perché un giocatore di ruolo lega così tanto con il proprio personaggio? E poi qualcuno se ne è uscito, ma e perché ci leghiamo così tanto ai PNG? Ed è scaturita una bellissima conversazione che è andata avanti per migliaia di messaggi, e praticamente cosa è uscito da là? Cioè io banalmente la prima cosa che mi è venuta rispondendo a quel messaggio è stata io non dimenticherò mai quella sessione in cui un mio compagno, il personaggio di un mio compagno si è sacrificato per salvare il mio PG,
in una perfetta coerenza on e off, perché cioè il giocatore mi vuole bene, il PG mi voleva bene al mio personaggio, e poi sacrificatosi, io sono morto alla sessione successiva per tentare di vendicarlo. Era Curse of Strahd e io sono imboccato da Strahd a dirgli: ehi Chicco, ma tu hai ucciso il mio migliore amico. E quello è, si rifà a quello che dicevo prima, cioè era perché in quelle, e stavamo a livello 3, però dico, in quei tre livelli avevamo legato, no? Avevamo creato un rapporto che aveva portato lui a sacrificarsi. E io volevo solo dire che riguarda tutta la celebrazione che c'è anche intorno alla morte, nell'accettarla, nel farne creatività, nel farne opportunità, noi, io e l'altro, eravamo tre i giocatori, io, Master e altro giocatore rimasti in vita quando l'altro si è sacrificato, al suo compleanno gli abbiamo regalato il disegno, la rappresentazione della scena in cui il suo PG cadavere è steso a terra e il mio PG e quello dell'altro giocatore piangono sotto la pioggia accanto al suo corpo. Gli rubano Luttano tutto, certo. Peggio estremo. No, dai. Io non so se riesco, cioè l'ho preparato perché, cioè, allora, bellissimo. Ha un disegno incredibile che però purtroppo non rende. E hai qua un ci sono link, tipo... Te lo mando? Sì. Se hai un link lo possiamo far vedere. Allora, mentre il link viene mandato, io vi informo che il quarto argomento e ultimo è appena stato trattato in ogni sua parte. Non lo apriremo neanche. L'argomento è questo, ragazzi. Il pericolo, l'horror, gli eroi, il male e i temi cupi. L'avete già parlato, basta. Già, allora posso raccontarvi un'altra morte epica per rendere giustizia a un mio giocatore. Mio amico da millenni ormai. Lui ha sempre fatto personaggi d'azione. Il classico nano con l'ascia. Poi in Sinerequie, chiaramente non c'è la possibilità di fare questo tipo di personaggi, ha sempre fatto altri tipi di personaggi. Cioè, famo Soviet è un'ucronia in cui vivi in delle città-stato di metallo sotto un comunismo perfetto, gestito dai computer, una cosa un po' futuristica. Chi se ne intende dice diesel punk o roba del genere, comunque insomma una cosa così. Lui quindi era questo vecchio comunista, il mio amico è profondamente ateo, anzi direi anticattolico, in maniera come solo in Toscana e in Veneto si può essere. Il suo personaggio era chiamato il vecchio, era un personaggio anziano rispetto agli altri e faceva da guida, cioè teneva gli altri insieme proprio col carattere, come guida. Era venuto fuori un personaggio che riusciva a essere molto autorevole con questo personaggio e a guidare il gruppo. Si sono ritrovati, catturati e gettati in una specie di arena in cui venivano fatti combattere con altri uomini e donne catturati come loro. Lui si trova in una stanza dove entra un bambino di 12 anni con una spranga in mano, tremante di paura, eccetera, e lui aveva fatto, cioè aveva delle pezzi di metallo, e così con questi pezzi di metallo aveva fatto una croce poco tempo prima, ha tentato di convincere il bambino a non combattere, a ribellarsi con lui, esiste sempre una speranza, che c'è qualcosa. Il bambino ha fatto dei test, ma non era troppo spaventato, ha cominciato a colpirlo in faccia con questa spranga mentre lui piangeva dietro questa croce fatta con due pezzi di metallo legati insieme e facendo le ultime preghiere, morendo perché lui non poteva toccare un bambino, facendosi uccidere così. E dopodiché, mentre questo succedeva, si sono aperte le porte, gli altri hanno visto quello che stava succedendo, sono arrivati tardi, ma comunque, cioè, la scena è stata... E ti ripeto, questo mio amico è ateo, ma ha fatto un personaggio che è stato un'icona del credo religioso, cioè è nella morte questo personaggio è diventato grandioso, insomma.
rimescola le carte totalmente. Come Robert, è diventato Robert Paulsen, cioè come in... il suo nome è Robert Paulsen. Cioè, nella morte noi siamo Robert Paulsen. Ecco, a tal proposito, grande citazione. Il disegno è meraviglioso. Sì. Ora, per chi di voi è all'ascolto, se avete la possibilità di guardare il disegno, è... Io, se posso dire che l'artista è Gian Joff, ho messo il link anche in chat. È molto bravo. Lui è un mio carissimo, se non tra i migliori amici. E gli abbiamo commissionato questa roba. Bellissimo. Io sono quello con le piumine, col braccio con le piumine blu. E, sì, no, quella è stata una volta in cui abbiamo fatto le tre parlando di ciò che era appena accaduto. Io volevo dire una cosa, se posso. Vai. Sul far giocare i bambini tenendoli anche fisicamente attivi, no? Facendogli fare delle cose. Ustia, certo. Il centro estivo che ci sarà quest'estate, che poi si chiama Caffarella and Dragons, perché il parco di Roma si chiama la Caffarella. Ah, ok. È D&D, nel centro estivo si gioca Dungeons and Dragons. Uh-huh. E si gioca Dungeons and Dragons regole. Cioè, questa è una cosa particolare forse del progetto. E, cioè, nel mio colloquio c'era una parte tecnica sulle regole di D&D molto, molto, molto serrata. Che io non sono una persona che solitamente gioca con le regole davanti al naso, ok? Quindi me le sono andato a vedere un po' prima e a quanto pare è andato molto bene. E comunque, le sessioni che si svilupperanno durante la settimana, ogni giorno, hanno delle forti componenti fisiche, componenti di attuazione, di LARP quasi, perché ad esempio i bambini saranno divisi in due gilde, che alla fine del centro estivo si dovranno misurare tra loro come delle case di Hogwarts, no? E potranno quindi ruolare, ma larpamente parlando, la scelta delle quest. Cioè c'è una mappa con l'ambientazione, una mappa enorme, cioè non so quanti metri per quanti metri, su cui decidere in quale, cioè ci saranno tipo Cristiano Spaziani farà una cosa come centinaia di quest. Loro la mattina alle 8 la prima cosa che devono fare è creare il gruppo, decidere, ragazzi, io sono un ranger, qualcuno ha bisogno di un ranger in questo gruppo? Certo, noi abbiamo il mago e il ladro, ci serve proprio un ranger, vieni. Ok, ma che vogliamo fare, ragazzi? Beh, vogliamo andare a... invento nomi perché non me li ricordo. Bruscolinia, e che c'è scritto che che un orso sta attaccando il villaggio. Andiamo lì e vediamo che sta succedendo. La ricompensa, ecco, non so se qualcuno di voi ha mai letto tipo Fairy Tail, ma funziona molto così. Ci sono proprio i ranghi, no, di difficoltà. Ragazzi, noi siamo... Poi loro possono scegliere una difficoltà che per loro è palesemente oltre. Possono, ne subiranno le conseguenze? Certo. Scusa, un commento dalla chat per quello che penso anch'io di Spike, tratto anch'io dalla prima fiamma. Ok, quanti vogliono tornare bambini e rinascere, no, a Roma per iscrivervi? Raga, io sono di Roma. Quando ho scoperto che esisteva questa cosa, mi è stata raccontata come progetto convolto. Cioè, ho detto, dannazione, la mia infanzia sarebbe stata bellissima. Ma stai scherzando? Poi... è bellissimo. No, non avete idea. Allora, il mondo si chiama Ikeat ed è tutto con i nomi di Ikea. Cioè, banalmente, ora, le città. Perché è in continua evoluzione. Hai 35-40 bambini che ci giocano e devi sparare nomi per PNG, devi sparare nomi per posti. Vai, la mappa è enorme. È geniale. Hai... No, letteralmente, è il catalogo giocato. È incredibile, io non ho abbastanza parole, faccio un podcast ma non ho abbastanza parole per dirvi quanto sia bello questa è cosa. È geniale. E quindi, e altra cosa, è D&D, ci sono le abilità, no? C'è atletica, c'è furtività. I bambini potranno effettivamente sottoporsi a delle prove, chiamiamole così, per potenziare le abilità che hanno sulla scheda. Noi master dei master, coordinatori, come vogliamo chiamarli, potremmo, master, io vorrei aumentare la mia atletica. Ok, sono tre giri di campo e il bambino deve correre tre giri e poi ci saranno, io ripeto, sono un attuatore, è la prima volta che lavoro in questo progetto, quindi sicuramente Cristiano metterà su delle prove incredibili, super particolari. Però, che ne so, giochiamo a nascondino, aumentiamo furtività ad esempio, e ci saranno una serie, tu ogni tot prove guadagni un punto, a tre punti aumenti proprio l'abilità,
E oppure, e i bambini sono liberissimi in questo micro mondo di, in modo sempre LARP, sempre attivo, io master vorrei fare un corso, voglio mettere su un corso di medicina. Perfetto, tu metti su il corso di medicina, ma apri il tuo emporio, come si chiama il tuo emporio? Quindi, ma in che veste, che personaggio è? Perché il tuo personaggio può fare un corso di medicina? Ok, mettiti a quel tavolo e gli altri bambini che vogliono imparare e potenziare la loro caratteristica di medicina vengono da te e tu devi ruolare la quest in quel momento. Bellissimo. Diventa il corso, fantastico, di medicina. Bellissimo. Il master è quello che vuole insegnare e i bambini e gli altri. No, raga, è fantastica sta. Bello. Ma voglio lavorare anch'io in questi centri estivi così. No, io rispondo nel centro estivo, c'ho un limite d'età? In teoria sì. Ma io non voglio lavorare, voglio giocarci. Anch'io voglio giocarci. Cioè. Qual è il limite d'età? Sì. Allora, finora i bambini più grandi sono fino ai 14. Ah, non 30 anni. No, purtroppo no. Ma diciamo che io mi tagli la barba. No, ma poi ecco, cioè, allora, non so se ci sono foto su internet, eccetera, ma se vi andate a vedere anche il parco della Caffarella, è tutto fuori scala, è tutto bellissimo. È un parco in cui selvatici girano in modo totalmente autonomo e tranquilli, coniglietti. Cioè, che tu stai giocando e a 3 metri vedi coniglietti incuriositi che si avvicinano. Allora, un saluto, fantastico, a Jack che se ne va. E un ciao, benvenuti. Benvenuto, oh, anzi, a Polentology. Scusate, Polentology. La stanchezza. Polentology. E a tutti, quindi, gli spettatori che ci hanno raidato. Sono dei radiatori. Benvenuti. E cosa stavate facendo? Allora, mentre ci scrivete cosa stavate facendo, sappiate che qua abbiamo esplorato un sacco di argomenti fichissimi. E io vorrei introdurre un argomento bonus. Posso con cui... farlo io, ti prego. Sì, fallo tu. Con cui però vi avviso, probabilmente ci avvicineremo alla chiusura. E quindi se avete qualche argomento che volete ancora spiluccare, soprattutto Silvia, che è stata molto molto attenta, ho visto finora, perché è super interessata, si è visto, ti ho visto annuire forte. E fatelo, metteteli dentro, perché cazzo è troppo interessante la roba che fate e dite, troppo. Io ho una domanda per tutti, e è il momento satanismo, ovvero ci deve essere. Ci deve essere. Allora, sappiamo tutti che il GDR ha vissuto le attenzioni del più becero puritanismo americano negli anni che furono, e il suo revival poi negli anni 80, eccetera, eccetera, e ha attirato anche molti scandali su di sé. Per esempio, pensiamo a Cult, un gioco dei paesi nordici che è stato tacciato di aver portato una persona al suicidio. Ok, ecco, io ho una domanda su questo argomento. I GDR in generale, secondo voi, al di là di i media che si scagliano violentemente su di loro, secondo voi hanno degli aspetti a cui stare attenti, al di là poi anche del chi, con chi lo giochi, ok? Al di là della tossicità di alcuni giocatori. Ci sono degli aspetti in generale a cui stare attenti, soprattutto magari per i più piccoli, oppure vale un po' quello che ci siamo detti fino adesso? Secondo me l'importante è parlarne, cioè una volta che l'hai giocato, la sessione è finita. Prima parlavate del debriefing, nel caso è importante parlarne, più che altro perché vabbè, il bambino che vive le emozioni molto più intensamente di noi magari non le ha neanche capite tanto, no, quello che ha sentito, e se ha avuto paura vabbè, ovvio, magari non ce l'ha avuta per davvero, cioè non una paura forte, però se ne parla un po', così non se la porta a casa, diciamo, non se la porta quando va a dormire a letto. A letto, esatto. Stacca, quindi c'è un momento in cui stacca la vita in gioco, tra virgolette, la fantasia, e torna piano piano nel mondo. E quel distacco è molto importante, perché se giocando, cioè io penso che una cosa al di là dell'età, in realtà, no?
che per fortuna ha sempre più consapevolezza al gioco di ruolo, quindi queste cose oggi rispetto magari a quando io avevo 15 anni sono un po' più alla portata di tutti, cioè semplicemente sappiamo che si può, ci abbiamo ragionato e si può lavorare su questo. E una cosa importante è che tutti siano consapevoli di cosa può far male o può infastidire o può toccare la sensibilità di qualcun altro al tavolo. Per questo penso, ad esempio, io penso che gli strumenti di sicurezza siano fondamentali. Ed è importante tutte le emozioni di cui abbiamo parlato questa sera, la paura, il terrore, la paura della perdita, le deve provare il personaggio e poi il giocatore come fruitore, come se fosse un lettore, come se fosse uno spettatore, ma non devono essere negative per la persona. Ecco, nel momento in cui quello stacco non c'è, stiamo forse o facendo addirittura, usando proprio una parolaccia, un danno, perché quella persona non deve sentirsi male, non deve stare male perché sta giocando, che abbia 60 anni o ne abbia 2, cioè quella persona deve uscire dalla partita che si è divertito. Io adoro piangere guardando un film, ma adoro quel dolore che provo mentre lo guardo, ma non è un dolore che mi fa stare male, che mi fa dire no, per favore non voglio vederlo. Quel limite incredibilmente difficile in realtà spesso da individuare è però fondamentale. Quella cosa non possiamo perderla quando giochiamo con altre persone. Quindi, e come dice Moses anche dalla chat, bisogna fare attenzione a non perdersi nel mondo che si sta vivendo. Soprattutto anche non pensare che il nostro divertimento valga più del poter ferire qualcun altro. Cioè, prevalcare al tavolo... sì, ma magari non ce ne rendiamo conto, ma se una persona al tavolo, ne abbiamo parlato pure, ti ricordi, da Sven Z, da doppia sberla, nel momento in cui io o un'altra persona diciamo no, questa cosa non ci piace, è un gioco, tu smetti e facciamo un'altra cosa, cambi scena, hai mille modi, la libertà del GDR ti permette di fare qualsiasi cosa, e nel momento in cui ci dimentichiamo di quello stacco, di quella persona prima del gioco, perché un gioco, lì sbagliamo tutto. E non secondo me, rispondendo alla vostra domanda, non dipende troppo dall'età questa cosa. Assolutamente, sono d'accordo. E vorrei sentire cosa ne pensa il Kurt, leggere qualcosina in chat e poi, se non c'è altro argomento, iniziare a disimpegnarci. Il debriefing. Allora, vabbè, cominciamo col debriefing. Il debriefing è effettivamente importantissimo perché è una fase in cui non sei più il personaggio, torni a essere il giocatore, ma parliamo dell'avventura. Cioè, siamo ancora sull'avventura, ma siamo sull'avventura da esterni. Quindi, cioè, è veramente un atterraggio, ok? Cioè, non stai più volando, sei sceso dall'aereo, vedi l'aereo da fuori, non sei più lì dentro. Sei fuori, discutiamo del viaggio che c'è stato, ed è veramente uno stacco, una via di mezzo che in certe situazioni è molto utile, perché prima si diceva, no, te vivi in un'altra pelle, no, quando giochi di ruolo, e quindi te hai vissuto quelle esperienze col tuo personaggio. Adesso mi racconti o discutiamo di come le stai vivendo te col tuo personaggio in real life, con il tuo io normale. Quindi è interessante. E sul discorso della sicurezza io sono molto confuso, perché faccio giochi horror e adoro l'horror, quindi per me il confine di cose gradevoli e sgradevoli è difficile per me stesso stabilirlo. Cioè, te dicevi, Wal, mi piace piangere, ma non così tanto da star male. Io a volte mi piace ascoltare cantautori italiani che mi devastano completamente in un giorno di pioggia, ed è una cosa che mi fa male, però è un'emozione, quindi io me la vivo. Mi piacciono i film horror quando mi fanno male, cioè quando io ho paura dopo a salire le scale perché senti quella sensazione qui, e perché se l'altro giorno guardavo un film horror, sono andato in bagno e è caduto un barattolo di Nesquik da sopra la mensa, non so come cavolo ha fatto a cadere,
ma ti giuro che, che sono stato male. Però quindi, a meno che, vabbè, se, chiaro, come ti ho detto là prima, il giocatore mi dice stop. Mi è successo anche recentemente, perché descrivevamo una scena medica, scrivevo una scena medica, e un mio giocatore con cui gioco spessissimo, che è Robin dei DGI, a un certo punto mi ha detto no, stop, e ha staccato la comunicazione, no? Ha fatto, Robin, che è successo? Fa, non sopporto gli aghi. Ah, ok, cioè, c'era la scena, allora lui prende, ti mette là, cioè fa prendere il sangue, lui lì non lo sapevamo, e vabbè, ha detto ok, allora al di là di quello che fanno con gli aghi, poi c'è tutto, cioè, e siamo andati avanti, no? Quindi beh, è normale, uno dice stop. Ma il problema è che, cioè il problema, il pericolo, se vuoi, del gioco di ruolo, è che il gioco di ruolo è un gioco dialettico, e te con la dialettica puoi dire qualunque cosa, ok? Quindi lì sta all'intelligenza dei giocatori sapere quando stai entrando in argomenti. Cioè, secondo me ci sono anche degli argomenti dove non entrare mai nel gioco di ruolo. Cioè, io entrare in argomenti troppo pesanti, entrare in argomenti di stupri, di... Boh, io... Cioè, lo vedo anche un po' superfluo di solito a livello narrativo. Hai... Sai cosa? Possiamo descrivere, possiamo descrivere altre cose, ecco. Se proprio bisogna, e dico se proprio bisogna, lo fai presente prima di narrare. Lo fai presente prima, infatti. Io, per esempio, una cosa che faccio sempre presente prima è se è possibile ci siano scene di violenza con bambini o cose del genere. Esatto. O dice, danno noia queste cose? Sì, benissimo, nell'avventura il bambino è diventato 46 anni, tanto uguale, cazzo se ne frega. Poi il gioco di ruolo horror, no, come dici tu, ha una sorta di dichiarazione di intenti, guarda, esatto, sottintesa. Esatto. Dalla chat arriva Andre Spico, che appunto dice l'X-Card, le dichiarazioni di intenti. Sono proprio quello... Dalla chat però... si stanno muovendo molto, infatti ci arriveremo. Scusa, andate pure. Dico, nel momento in cui giochi Sine Requie, io ci ho giocato, metti in conto che potresti partorire un feto demone che corre sui muri, cosa realmente, esatto, successo, cosa realmente successa a me, e, l'ho partorito io, e dicevo, però... grazie, poi, Twitch! Poi, io sono famoso per entrare nei canali degli altri e farli bannare. No, ma tranquillo, comunque, se non ci hanno bannato per Quarto Reich non ci banneranno mai. Sì, nel senso che abbiamo davvero fatto di tutto in quella bellissima avventura, quindi sì, va bene. Ma se giochi una... Ecco, però quando qualcuno si siede al tavolo e dice voglio giocare a Sine Requie, ok, Sine Requie è questo, questo e questo, ti va bene? Sì. Ecco, è molto meno, c'è molto meno spazio di manovra, magari... No, sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo. Poi, ecco, nel momento in cui fai un fantasy... Sì. Devi dire, sarà un fantasy cupo... è violento, oppure ragazzi è Shrek sta roba, esatto, sì, esatto, perché il fantasy invece... ha un ventaglio gigantesco, incredibile. E poi sul vedere film, sul provare paura, è legittimissimo, però tu fai una scelta su te stesso, la differenza è tutta là, no? Sì, ma anche in quell'altro caso, cioè te stoppi, puoi stoppare l'avventura, no, infatti il problema è che ci sono, insomma, persone, almeno a quanto mi viene raccontato, a me per fortuna, sì, non è mai successo, che non si fermano lì, o che non, sì, non, o che non, o che in qualche modo sottovalutano cose come, non parlo di dichiarazione intenti perché è una parola già strutturata, io dico semplicemente dire sottovalutano il a me non va di sentire questa cosa nella sessione, cioè che sì, è una cosa umana, non è una caratteristica del gioco di ruolo in sé. Ma infatti il gioco di ruolo, essendo un gioco sociale, ci sono delle persone che hanno delle tare sociali. Esatto. Diventano deflagranti soprattutto se hanno un ruolo di master, e i racconti horror dei master tiranni, dei master che utilizzano il proprio ruolo come se fosse un ruolo di potere, sì, per sì, sottomettere psicologicamente i giocatori, spesso questo avviene anche in quei giochi dove il tiro di dado lo decide il master
e non è chiaro, perché il master ti può salvare o non ti può salvare secondo la sua benevolenza o meno, già mette in campo una difficoltà grossa da un punto di vista sociale, di giustizia dispensata da una persona e non da un sistema di gioco. E questo è ora, finché lo fai coi bambini, perché fai solo problem solving e gli aiuti, è un conto. Quando cominci a farlo su adulti, a volte anche per ripiccarti, per però lì sono persone complicate che ovviamente vivono in maniera complicata qualunque cosa fanno, probabilmente vivono in maniera complicata anche il corso d'arte, anche il cioè, la fila alle poste, la fila alle poste, esatto, cioè magari è anche quello che tratta male il cameriere al maledetti, bar. Maledetti, ho fatto il cameriere, maledetti voi che trattate male i camerieri, maledetti. No, sì, alla fine si tratta di avere un po' di sensibilità, voglio dire, non è, secondo me non è neanche uno sforzo così complesso, è che a volte no, è uno sforzo... si pensa... In realtà alcune volte sì. Quello che ti ho detto prima è un gioco sociale che sviluppa la socialità, e la socialità va sviluppata. Per alcuni è facile, per alcuni è... non c'è bisogno neanche di sviluppare granché, perché sono bravi in questo, perché sono carismatici, perché sono... altri sono timidi e è più difficile, altri sono degli psicopatici e chiaramente... Scusate, vivono la posta, la fila alla posta con Michael Douglas in un giorno di ordinaria follia, ti ha ucciso. Comunque, visto horror, che io e Manu ci siamo invertiti, esatto. Manu, dalla chat cosa dicono? Dalla chat cosa dicono? Allora, beh, dicono un sacco di cose. Spyco, per esempio, dice che bisogna accompagnare per sviluppare il senso critico, anche per capire proprio la differenza tra finzione e realtà, a prescindere dalla maturità, dall'età, sì. Anche in questo caso non credo si smetta mai di imparare. Mm. Poi sì. Moses invece dice che lui ricorda che quando era bambino ed era arrivata la prima serie dei Power Ranger, c'erano stati dei bambini che giocando a fare gli scontri con i cattivi si erano fatti parecchio male, e i giornali a demonizzare le serie TV. Giù cattivi. Posso dire una cosa sui Power Ranger? Vai, assolutamente. Voi lo sapete che il Power Ranger rosso è in carcere perché ha ucciso il suo compagno di stanza con una katana? Ora... quello okay. Si diceva prima, è la morte. Mi dispiace per questo ragazzo, ma essere ucciso con una katana dal Power Ranger rosso è una morte mitica. Anime sangue? Lo scopriremo la prossima sessione. Confirmed. Sì. C'è anche una domanda di Coniglio Mannaro. Vai, vai. Allora aspetta che la cerco. Viva il Power Ranger verde. Poi io dico che concluderei con una domanda a Manuel. Quando vuoi. E anche a me stesso. Quella coniglio se la trovi te. Allora, volevo chiedere una cosa che secondo voi il gioco... scusate. Volevo chiedere se secondo voi il gioco di ruolo può essere utile non solo per interpretare... per intrattenere i bambini e fargli sviluppare la creatività, ma anche come vera e propria terapia. Magari anche con bambini che hanno difficoltà, tipo bambini autistici o con disabilità. Sì, questa domanda è molto interessante. Non ho una risposta data dalle ricerche che ne so in psicologia, quindi è tutta opinione mia. Farina del suo sacco. Sì, sì. Allora, il gioco di ruolo in terapia, anche prima l'ha detto, c'è. Non so se viene utilizzato anche con i bambini, ma di solito con i bambini si usano anche... i giochi, quindi penso che ci possa essere anche per i bambini. E, non so, ho dei dubbi sui bambini autistici, sulle persone autistiche, più che altro perché dipende dal livello di autismo. Dalla forma, sì. Dipende dalla forma di autismo. Quelli più gravi, no. Cioè, più che altro perché hanno una difficoltà a interpretare l'altro, quindi a entrare nell'ottica dell'altro. E quindi anche di recitare, diciamo, una parte.
Se invece si parla di persone con un grado diverso, diciamo, di autismo o con un'altra disabilità, ma perché no? Soprattutto quello, cioè, prima Corte che parlava di, del gioco, no, che ha fatto con i suoi di bambini, chiaramente magari anche di diversa età rispetto a quelli, che ne so, non so cosa intendesse Coniglio Mannaro, che età intendesse, però, cioè, perché no? Perché non un gioco così, assolutamente? Alla fine anche il Kurt prima ha detto che è stato utilizzato per risolvere una situazione di bullismo, no? Quindi... sì. Sì, io conosco delle associazioni con psicologi che utilizzano il gioco di ruolo per... nei quartieri, cioè delle scuole, quelle un po' più periferie, dove ci sono molti bambini con difficoltà di relazione, e su alcuni, ovviamente, come diceva prima Silvia, su certi casi di autismo, ovviamente l'autismo poi ha uno spettro molto ampio di funzionamento, diciamo, quindi sicuramente non in tutti i casi, però in alcuni casi di autismo, e ma soprattutto appunto su persone con difficoltà di relazionali ci sono proprio dei gruppi di psicologi o educatori che lo fanno, però io non ne so molto, cioè vi dico, so che ci sono, io la butto, però lì, io considero il gioco di ruolo un divertimento, magari ci informeremo anche per un prossimo appuntamento, chi lo sa, magari infatti vedremo anche questo aspetto, vi do i contatti. Sarebbe molto molto interessante. Beh, ragazzi, allora, secondo me siete stati degli ospiti incredibilmente fenomenali, sì, talentuosi e bravi a spiegare ogni singola cosa. Voi che ne dite? Come ve la siete vissuta? Facciamo un debrief. Lo so, ero ubriaco. Anch'io. No, io no, cioè, Manuel è domani fatto di occhi in questo momento, voi non lo sì, sapete, ma... di occhi e dolore ai denti in parti uguali. Vabbè, poveretto, inviateli cuori viola dalla chat, vi prego. È Lost, è Lost di Loki, già due serie contemporaneamente, incredibile. Sono emozionato. Beh, comunque sul serio, veramente bello. Ho parlato tantissimo, mi piace parlare, quindi mi sono trovato bene. Ah, questa cosa mi fa felice e sono contento, davvero. Io ho una domanda per Manu, e la domanda è: cosa ti porti tu via da questa serata? Nel senso, gli ospiti ci hanno regalato dei bellissimi argomenti e delle bellissime risposte. Cosa ti porti via tu? Allora, personalmente tante emozioni, perché ovviamente ho tantissimo rispetto sia per il Kurt che per Wal. Non conoscevo Silvia, però è stata molto simpatica e carina sempre, anche quando l'ho chiamata Giulia. E invece riguardo il contenuto della serata, un sacco di informazioni che riguardavano sì l'infanzia e sì far giocare i bambini e tutte le iniziative e i materiali che ti possono aiutare, ma veramente tanto per quello che riguarda la mia esperienza con GDR, cioè quello che avete detto, tutto aveva un suo spazietto per essere infilato nella mia prossima sessione. E io, Manu, scusami, ti vorrei far... no, non ti voglio interrompere io, però voglio sottolineare una cosa. Certo. Siamo venuti qui a parlare di giochi di ruolo giocati da bambini, bambine, e secondo me quello che è uscito da questa conversazione è che abbiamo parlato di gioco di ruolo per grandi, cioè nel senso, e non c'è troppa differenza. Io sono convinto di questo, poi in generale. È quello che volevo dire anch'io. Cioè che l'argomento era lo stesso, sì, no? Potevamo scrivere, parliamo di gioco di ruolo e che cosa significa giocare, quali sono le emozioni che si provano, come si vive, e valeva per i bambini come per gli adulti. Questo è molto bello. È vero, è proprio un bel condensato di quello che abbiamo detto fino adesso, è veramente bello. Io speravo ci fosse qualche argomento segreto da master, segretissimo, per masterare meglio i bambini, per essere il master definitivo dell'infanzia. Guarda, ci sono un po' di cose, eh? Okay. Nel senso, ma perché non sono cose legate al mastering, sono cose legate a essere una persona che si rapporta a un bambino. Ma alla fine immaginavo,
Esatto, cioè, nel senso, tanto. Ma già lasciarli giocare, no? Che il master è un bambino e i giocatori sono bambini, e tu, adulto, che sei una presenza invadente e basta, te ne vai. E vieni solo se ti chiamo io, perché mi serve una regola, perché sto prendendo una scelta su cui sono indeciso. E di solito le richieste sono: Wall, scusami, qua mi hanno già finito il dungeon, che metto? Pensavo di fare questa cosa. E io dico: bellissimo, vai, fai così. Capito? Cioè, no, questo è moltiplicato per 100 miliardi di volte, è più o meno quello che faccio io, no? E niente, quindi è... Non so cosa aggiungere, però è... Sei stato chiarissimo, secondo me. Chiarissimo. Veramente chiaro. E alla fine, appunto, il sunto è che... Cioè, sono comunque esseri umani, però più piccoli, e quindi il gioco di ruolo è quello. Dicendo? Voglio dire, non è che cambia moltissimo, ok? Sono esseri umani che vogliono il loro spazio, che vogliono giocare, che... se posso raccontare un ultimo esempio di cosa vissuta là. Sì, sì, se gli altri ospiti sono tranquilli con l'orario. Okay, sì, scusatemi. Allora, arriva, c'è questa bambina che palesemente non ha mai giocato, portata lì a questo evento multitavolo di Ultima Torcia, che non ha mai giocato di ruolo. Non ha i dadi, non ha niente. Arriva lì. Ciao, una parte del mio compito era anche introdurre e aiutare quei bambini proprio, perché alcuni super appassionati, altri mai visto. E, ciao, come ti chiami? Nome, te lo dice, ma vattene, perché sei antipatico, sei grande e non ti voglio. E, ce l'hai i dadi? Ok, te li vado a prendere, non c'è problema, noi ne abbiamo un sacco. Ti porto i dadi, ma tu hai mai giocato? No. Ok, facciamo qualche prova. Mi siedo lì accanto a lei con gli altri bambini. C'è un tabellone in mezzo con un piccolo dungeon di prova. Testiamo la prova, no? Un test del gioco per scalare una cosa, spostare un oggetto. E poi proviamo anche un fight. Arrivo in questa stanza e c'è questo mostro. Ok, puoi combatterlo così. Vedi, c'è questo dado che se tiri questo e glielo spieghi come se lo spiegassi. Cioè, ecco. Spesso in queste situazioni devi spiegarlo pure ai genitori di questi bambini, e lo spiegherai allo stesso modo a loro che non conoscono. Cioè non è l'età, è il fatto che non sappiano. E non, cioè non è che glielo spieghi in modo più edulcorato al bambino, lo spieghi a tutte e due nello stesso identico modo, perché è la versione bella. Perché dire che è una storia che si compone di 5 persone che giocano insieme è bello, che tu abbia 2 anni o ne abbia 28, è indifferente. E quindi... Qual è la parte più bella, che riassume un po' quello che volevo dire? Tu gli spieghi queste cose, inizia la multitavolo, ti allontani 20 minuti perché devi controllare gli altri tavoli, perché ci sono altri 33 bambini da controllare, da cui spiegare, eccetera. Torni a quel tavolo con 3 bambine e un bambino master, un tavolo che non dimenticherò mai. E quella stessa bambina che non riusciva a dirti il suo nome, che non riusciva ad aprirsi, nel momento in cui tu sei dietro, non sei davanti a lei, non sei con lei, cerchi anche dalla distanza di capire come sta andando quel tavolo, lei è protesa sulla mappetta che si sono disegnate loro e sta dicendo: mai giocato nessuno? Io tipo: no, perché qua ci siamo già andate e quindi andiamo di qua, facciamo questo. Ma perché non andiamo di qua? No, quella stanza l'abbiamo già esplorata, io dico di andare di... Questo era... E lo vuoi raccontare secondo me solo, cioè, io in primis, raga, quando lo vedi, perché non è... E la stessa identica scena io l'ho vista a Play, a un tavolo che tenevamo, non ero io il master, c'era un mio amico a fare il master, si siedono tutti, tra questi c'era una ragazza molto carina, molto tirata, così, ma evidentemente mai giocato, che era... Si può dire sfavato. Era proprio... Cosa vuol dire? Che non c'ha voglia. Era proprio... Non gli andava. Cioè, costretta dal ragazzo a sedersi a questo tavolo per... Cioè... C'era capitato. Sì, c'era capitato. Non aveva per niente voglia. Era lì che... Era proprio con quella faccia da sufficienza, proprio... Molto... Molto evidente, no? Molto trasparente. Poi sono andato a fare dei giri, sono tornato dopo mezz'ora e era come la bambina del tuo tavolo. Sì. Era lì che: no, te devi fare così, questo qui. Bellissimo. No, usa questa abilità, cioè. L'entusiasmo, vabbè. Ecco cos'è, accende proprio l'entusiasmo.
ma poi la relazione come Jack Frost quando tira le palle di neve, se avete visto il film Cinque leggende. Sì. Quindi ragazzi, la meraviglia. Bene, le somme secondo me le abbiamo tirate. La chat ormai vedo che è stanca pure lei. Che giusto, dire? Però c'era una cosa che volevi dire tu, Emi, mi sembra. Io l'ho già detta, credo. Ah, sì. Okay. Sì, sì, sì. E cos'è che ti porti a casa, scusami, così poi magari diamo una. Io mi porto a casa proprio la sensazione che non è diverso, nel senso che è una cosa simile al masterare agli adulti e mi capisco, nel senso allora, io ho masterato per un certo periodo i miei cugini. Sono un po' più piccoli di me, io ho tantissimi cugini, ho una famiglia enorme. E i più piccoli mi è capitato, siccome con quelli più grandi giocavo, ho iniziato a giocare un po' anche con loro in realtà. Quelli più piccoli li ho masterati io, tra l'altro regalandogli Ultima Torcia come loro primo gioco di ruolo. E mi ricordo che gli ho fatto un paio di sessioni di intro, spiegandogli il gioco, come si gioca, eccetera, eccetera. Ma poi a un certo punto, stare lì io come master mi sentivo di troppo, nel senso gli avevo regalato un gioco e volevo che giocassero loro, e adesso ho capito il perché sentivo queste sensazioni, perché effettivamente, cioè, avevano bisogno di briglia sciolta, ok? Prima non l'avevo ancora capito, con i vostri racconti, un po' le vostre esperienze, ho razionalizzato anche questa cosa. Ed è bello, è la sensazione di vedere delle persone crescere e comprendere gli strumenti con cui poi farsi una propria esperienza è meraviglioso. È, secondo me, è proprio il sinonimo di crescita e personale e proprio del passaggio dell'infanzia, no? Il comprendere gli strumenti che si hanno come esseri umani. Per me l'infanzia è proprio quello, le prime esperienze che poi si portano dentro di sé durante tutta la vita, che escono fuori, però nascono e partono da lì, ok? Come un seme che deve crescere da solo e prendere la propria strada da solo. Che bello. Bene, ragazzi. Ragazzi, mi sa che con questa abbiamo toccato l'ultimo rintocco. Sì. Ricordiamo gli appuntamenti, link li mettiamo anche su YouTube chiaramente sotto il video, sia al Serpentarium che al Total Party Cast. E signori e signore, ricordiamo che domani continuiamo Cyberpunk, non vedo l'ora di tartassare i miei giocatori con del buon cromo, e domenica si continua invece con Robo Papero che ci mastera Simbarum. E direi un'altra cosa, lunedì state attenti su Instagram che ci sono lupesche avventure all'orizzonte, ma capirete con Mondo di Tenebra e dintorni. Detto questo, buonanotte a tutti, buon sugo, grazie ancora. Raidino, buongiorno. Facciamo un raidino, sì. Che dici? Sì, dai. E mentre lo si prepara, ringraziamo uno per uno questi splendidi ospiti che abbiamo avuto, che brillano di luce proprio e sono bellissimi, guardali. No, io guarda, io con quella. Ah, scusate, tutti tranne il Curte che rifletteva la luce della lampada. Sì. Sta mentendo, c'è doppia sberla live. No, non lo so. Non impongo il canale dove raidare. No, se avete consigli su dove raidare, allora, a parte che doppia sberla è doppia sberla che sta giocando a D&D Max. Sì, assolutamente. Mi sa allora che direi che si va da loro e si vuole solo Hashtag pizza morte, mi raccomando. Sì. Non, morte. Nessuna spiegazione. Nessuna pizza spiegazione. Morte. Il raid sta partendo. Quindi grazie Curte, grazie a tutti, grazie Wal, grazie Silvia, tantissimo. grazie a voi. E speriamo, ispirazione, speriamo di avervi di nuovo ospiti un'altra volta, chi lo sa. Bene, ragazzi, magari per giocare, esatto, per esempio. Il ride parte e buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 È andato.